L'orfanotrofio. Casa dolce casa. Un po' in rovina. Giusto un po'. Ma è lui. E proprio come avevo intuito, gli altri hanno preso il comando. Sì. Che ironia. I nostri maestri traditi. Così come loro hanno tradito Wilhelm. Il fato a volte ha certe riserve davvero sorprendenti, divertenti, nei confronti di chi non lo segue. Credo che Mastro Lawrence si sia evitato questa patetica fine. Non riesco a credere che sia rimasto lì. Se lo sarebbe meritato, però. E come? Beh. Tornare a casa ha avuto il suo perché. Ora so che la metamorfosi avviene più facilmente con la luna rossa. Quella rossa vicina al mondo della veglia. Il sangue smonto mi sta dando una ghiotta occasione che non posso sprecare. Mastro Lawrence ha spianato la strada. Io devo soltanto imboccarla. Raggiungerne la fine. Io. Noi. Daremo divinità. Ah, ma non posso. No. Non posso ancora dire nulla a Hiro. Se mai dovesse sapere cosa comporterebbe il nostro ultimo passo insieme. Temo che non. Non avrebbe il coraggio di proseguire. Alla fine, sì. Alla fine di tutto, gli dirò ogni cosa. Non negherà. Non negherà. Ma ho la sensazione che manchi comunque qualcosa. Manca un ingrediente a tutto questo, qualcosa di... ironico a dirlo. Segreto. Mi manca qualcosa. È una sensazione, no? Ancora non lo so. Ah. È come se i ricordi fossero come gocce di un rubinetto che perde. Maledizione. 3, 2, 1. Sigla. Buonasera a tutti, amici videospettatori, e in particolar modo con un trivio di scelte dinanzi ai nostri occhi. Buonasera, maestro! Buonasera, ed è vero, il trivio, neanche a dire un,
Oggi è uno dei momenti più belli che possa esistere in una blind run. Ma è tra i più belli, belli, belli. E siamo arrivati a questo. Siamo arrivati meravigliosamente al punto nel quale sei davvero completamente libero di fare cose altrimenti molto delicate. Ci sei. Oh yeah. Mi sento ad un punto avanzato del gioco. Ovviamente non so quanto durerà ancora Bloodborne. Però abbiamo trovato Ebrietas. Quindi in qualche modo il velo di Maya sta venendo giù. E è proprio questo che vorrei raccontarvi, non tanto più da una prospettiva di speculazione, quanto piuttosto proprio di apprezzamento del percorso che abbiamo fatto fino ad oggi. Credo che questa sia vicina alla live numero 20, quindi eh insomma, sì, già ormai siamo vicini. Stiamo trottando parecchio con Bloodborne, e del resto abbiamo cominciato qualche mese fa, e trovo molto affascinante come la prospettiva del titolo sia cambiata drasticamente negli ultimi momenti di gameplay, nelle ultime ore e quindi negli ultimi episodi. Credo che la scorsa live, magari non da un punto di vista di sola diretta, ecco, ma proprio per la mia percezione delle cose, possa essere la live più bella che abbiamo fatto su Bloodborne. Perché se tu guardi come inizia e come finisce, c'è di nuovo la parete della disillusione che si deve alzare negli ultimi minuti, quando realizzi che non c'è, purtroppo, nessun grande essere che sta tirando le fila degli scempi che accadono in terra, ma è tutta una macchinazione umana. È tutta una macchinazione umana che sfrutta grandi esseri deboli per mettersi in contatto con il cosmo e ascendere e divenire divinità magari superiori rispetto ai grandi esseri che ora siedono al loro fianco. Bloodborne inizialmente sembra una storia di inarrivabilità della divinità che discende sulla terra per sfruttare i poveri umani scemi che di divino non possono capire niente. Però poi piano piano avanzi e inizialmente credi che forse possa essere solo Ptumeru. Possa essere solo Ptumeru la realtà che ha compreso come sfruttare alla perfezione i segreti dell'arcano, e che poi questo know-how si sia perso nel corso dei secoli, quando il passaggio di testimone è andato dalle mani degli ptumeriani a quelle degli studiosi di Birgenwert. E poi però capisci che probabilmente non è cambiato niente. Forse Wilhelm era l'unico che in qualche modo aveva timore di mettersi al di sopra di queste entità, e invece tutti gli altri no, perché sicuramente chi lo tradisce vuole adoperare il sangue in una maniera tutto tranne che spaventata. E questo è l'inizio della fine, perché poi ci saranno a un certo punto le separazioni anche interne alla Chiesa della Cura. La Chiesa della Cura tradirà se stessa praticamente, e quindi, come tu dicevi giustamente in intro, c'è una catena di tradimenti che va avanti da secoli, sì. Tutta quanta ovviamente volta a vincere sugli altri e raggiungere prima degli altri l'obiettivo dell'ascensione. Bravo. Quindi abbiamo Mensis da una parte e il coro dall'altra, e che cosa scopri? Che sia il coro, sia Mensis, sia la chiesa, che poi prima faceva da tetto a entrambi, hanno sì contattato questi grandi esseri, ma non per inginocchiarsi a loro, non per riverirli, ma perché erano strumenti per il vero fine, che è appunto quello dell'ascensione. Ed ecco perché ritorno a quella che è stata la mia percezione di inizio live e come si è scontrata con la fine. Cosa ti ho detto? A Cathedral World troveremo nella parte superiore una rosaria, troveremo una povera umana vittima di questi grandi esseri che vogliono figliare. E invece troviamo un grande essere vittima di questi umani che vogliono ascendere. Quindi, Ma infatti Bloodborne è stato un piacere sentirtelo discutere fin dall'inizio, perché è non soltanto un gioco sui segreti, ma un gioco il quale, un'opera la quale quei segreti te li rivela, e sono sempre molto
traditori loro stessi dell'incipit iniziale. Ti portano ad avere una presa di coscienza e un'intuizione su quello che ti circonda completamente diversa rispetto all'inizio. È proprio cambiato tutto, è cambiato il mio approccio ai personaggi della avventura, alle divinità che divinità non sono. Probabilmente, come dicevamo già nelle scorse puntate, si tratta solo di una piramide di potere basata sulla quantità di echi assorbiti dal sangue, che ti trasformano in qualcos'altro, che ti fanno nascere direttamente qualcos'altro. E adesso abbiamo trovato Ebrietas, che viene definita figlia del cosmo, quindi plausibilmente figlia di un altro grande essere, smarrita dal grande essere che l'ha partorita, come sembrerebbe essere destino di tutti quanti i grandi esseri, infine entrata in contatto con gli umani del coro, finita nel mondo della veglia a piangere un altro grande essere debole come lei, entrambi sfruttati probabilmente per stabilire un contatto con il cosmo, che però non è mai arrivato. Tutto ciò che è riuscito a conseguire, peraltro inconsapevolmente e incidentalmente, il coro è stato la scoperta di un nuovo modo di usare la magia, con l'esplosione stellare che è succeduta al rito fallito. E ricordati che in principio, questa è una cosa importantissima perché è completamente diversa rispetto ai Dark Souls, è in principio stata la scoperta della magia. Cioè, la magia non faceva parte di questo mondo, non è come le anime, non è come l'arcano di Dark Souls 1, 2, 3. Vero. È proprio, i segreti dei Plumeriani era aver scoperto la magia nel mondo. Cioè, wow. Sono d'accordo, la magia qui è un prestito del cosmo, non sappiamo neanche se così volontario, probabilmente no. Ovviamente sono gli uomini, come diciamo spesso, che cercano di accaparrarsi un potere che non dovrebbe spettargli in un piano dimensionale che non è il loro. E Brietas non è un bel boss, questo ve l'ho già detto alla fine della puntata. Ti posso confermare. Cioè, se fossimo in una veteran e tu dicessi una cosa sbagliata sotto questo punto di vista, magari perché è a caldo, ti direi: guarda, in realtà scoprirai New Game Plus che... Io ti posso dire invece che hai colto molto bene la sua problematica. Non lo è. Ciò detto, sono contento che tra tutti i boss brutti uno di questi sia Ebrietas. Lo trovo sensato, perché Ebrietas non è un grande essere potente, è un grande essere pietoso, inginocchiato, piangente, smarrito e abbandonato, e quindi comunque è ragionevole vedere che non ci mette in difficoltà, che è molto peggiore il parto dell'incubo del cacciatore Ludwig, perché quello era un cacciatore carico di sapere, fonte del fiume della caccia e carico anche di emozioni negative, perché era stato calunniato dai suoi ex colleghi che lo raccontavano come un posseduto, nonostante lui si sentisse guidato da questa luce che poi era la sua stessa spada, anche se abbiamo trovato guida come runa, quindi potremmo collegare anche questa. Ma al di là di ciò, il punto è: Ludwig è molto più pericoloso e forte di Ebrietas, in realtà anche Amygdala, nonostante i due boss mi abbiano richiesto un numero di try simile. Con Amygdala mi sono impegnato per fare quel try quasi no hit, ok? Cioè, non è che l'ho fatto a occhi chiusi mentre mi grattavo. Ebrietas quasi. Ebrietas, mi sono messo al lato del boss che era debole alla Dark Souls 2 e l'ho Dark Souls 2-ato continuamente, senza neanche imparare, per esempio, i pattern degli attacchi. Io non ti saprei dire di base quali siano gli attacchi di Ebrietas. Ricordo che sputa sangue, che tira una testata a terra e fa anche altre cose, ma non le vedevo neanche per come avevo posizionato la telecamera. Certo, è così. Non riuscivo a vederlo e me ne fregavo, quindi ad oggi io non ho imparato Ebrietas, non so come si faccia, l'ho fatto in un modo probabilmente non inteso, e che però finisce per essere possibile, quindi lo sfrutto. Che il modo in cui è intesa Ebrietas non lo usa nessuno. Ecco. No, infatti ci mancherebbe, non è colpa del giocatore. E
cominciamo quindi a aver disegnato un po' il puzzle politico e ideologico di Yharnam. Se ti va, ne possiamo parlare un attimo insieme. Sono qui per questo. Questa introduzione poi ti incalzerà con una sequenza, un paio di domande che voglio farti. Okay. Ma ora devi andare completamente a ruota. Okay. Ti ascolto, sono qua con te. Allora, la prima cosa che dobbiamo ricordare, tagliando in questo caso Tumeru fuori, perché non c'entra molto, è che Birgenwert come scuola dà origine a tutto, trovando questa ostia, questa prima ostia che non è quella della grande cattedrale, però è comunque un ricettacolo dal quale viene fuori il sangue e la cultura annessa, la cultura del sangue della cura, ok? Esatto, bravo, bravissimo. Questa cultura influenzerà tutti quanti secoli, ti direi, non percepisco che siano millenni, però probabilmente no, secoli. Millenni no, però secoli sì, secondo me secoli possiamo dirlo abbastanza serenamente. Ma non tanti, ricordati che comunque Birgenwert è una cosa più giovane di quello che sembra, eh? Ok, vabbè, almeno un centinaio di anni? Sì, 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 cinque generazioni ci posso tranquillamente stare. Gli diamo 100, va bene, va bene. E quindi nasce Birgenwert con la sua cultura che trova le origini dall'incontro con l'augure di Ebrietas, che li porta sulle tracce dell'arcano e quindi poi di Ptumeru, della quale peraltro tireranno su delle statue che sono le stesse che troviamo nel labirinto, quindi faranno proprio in un certo qual senso un furto culturale, che vanno a ritirare su tutte quante queste statue e le credenze e i rituali che li precedevano. Dopo Birgenwert, a una certa nascerà la caccia. La caccia nascerà nel momento in cui... chiamiamola la nuova caccia. La nuova caccia, hai ragione. È un discorso che abbiamo fatto tante volte ed sì, è chiaro, nella mia testa, ma fai bene a puntualizzarlo. Giusto, esatto, la nuova caccia, perché abbiamo già visto come il discendente ptumeriano comunque usasse delle mosse, delle movenze, delle armi che potevano essere paragonate a quelle dei cacciatori di oggi. Solo diverse nello stile e magari nelle fattezze, però sappiamo anche che questo vale per i cacciatori stessi. I cacciatori della prima ora non si vestivano né si armavano come quelli di adesso, e peraltro anche adesso ci sono 47 correnti diverse, perché un arciboldiano non è un powder keg e quindi lottano in modo diverso. Ci sono tante visioni, però hai ragione. La moderna caccia nasce con la creazione del sogno del cacciatore, che avviene velocizzando l'incontro con la luna pallida attraverso il terzo cordone ombelicale, con creazione di un duplicato della officina, che però adesso sappiamo dov'è. Sì. L'officina è nella stessa torre che poi ci porta al coro. E proprio perché l'origine era quella. Esatto. Il coro però nascerà molto dopo questa cosa, e attenzione. Bravissimo. Molto dopo. Il coro è appunto i bambini cresciuti che dicono facciamo noi. Nasce il sogno del cacciatore, nasce la nuova caccia, la moderna caccia, se la vogliamo chiamare così, e i primi cacciatori per un buon numero di anni fanno comunione con il calice, visitano i sogni, le ricostruzioni dei labirinti attraverso i sogni, ottengono nuove reliquie, nuovo sangue, lo portano in superficie, altri calici, come poi un giorno sarà anche quello di Is, se non sbaglio, che è quello che abbiamo... Quello di Is è il primo. È giusto, hai ragione, è proprio il primo tirato su da Birgenwert. Sì, corretto. Cioè, quindi in realtà neanche questo, dai cacciatori. Per non fare... Esatto, per non fare... Giusto. Per non fare confusione facile che accada, il calice di Iz è il primo portato su che poi il coro usò per contattare Ebrietas. Chiarissimo. Quindi diciamo che prima di questo sogno del cacciatore dobbiamo ricordare che già Birgenwert faceva le sue cacce, tra mille virgolette, dentro i sogni, per quanto ancora i cacciatori moderni non fossero ancora nati. Dopodiché a un certo punto
Non sappiamo se prima o dopo il sogno del cacciatore o durante, non mi è chiaro questo ed è voluto che non sia chiaro, Maestro Willem viene tradito da Lawrence e da altri signori, perché Lawrence sembrerebbe essere l'ennesimo, ricordando il dialogo di Willem. E questo tradimento potrebbe essere in qualche modo legato non solo alla supremazia della Chiesa della Cura, che come istituzione comincia a essere l'unica a distribuire il sangue, ma anche al fatto che nascerà un'altra officina, perché i primi cacciatori si divideranno. Ludwig andrà a fondare l'ordine della caccia a Yharnam, diventerà il primo cacciatore della Chiesa della Cura, correggimi se sbaglio, assoldando gli yharnamiti e creando le lame sacre, che sono guidate dall'idea che ci sia, perdona il gioco di parole, una guida, quindi che ci sia una luce, un dio che muove i passi dei cacciatori. I primi cacciatori quindi si separano in qualche modo, e almeno Ludwig si separa da loro, e poi accade qualcosa. Accade qualcosa che non possiamo definire nel modo, ma l'effetto è l'incubo del cacciatore. L'incubo del cacciatore viene generato e questo porta tutti i primi cacciatori a sparire, venendo in qualche modo assorbiti dall'incubo del cacciatore, non German, però, che ci parla ancora tranquillamente dal suo sogno. Tutti quello gli altri... che posso dirti nel mezzo del tuo discorso, allora, tu stai facendo una cosa super propedeutica, non siamo ancora all'ufficiale timeline 3 perché serviranno altri dati, ma stai facendo un ottimo, diciamo, strategico discorso introduttivo anche per te stesso, oltre che per i ragazzi. Ma l'unica cosa che posso correggerti e che mi trovo nella posizione di fare è che la Chiesa è stata chiamata Chiesa dopo il tempo dei primi cacciatori. Cioè, durante il momento primi cacciatori non era definita Chiesa. Si definirà Chiesa dopo la scissione con Ludwig, quindi. Sì, esatto, esattamente, è proprio quello il punto, bravissimo. Ti ricordi cosa ti dissi quando Ludwig ci fa intuire di aver visto quella luce, che lui lì ha la fede, prima certo. No, prima la fede arriva lì, prima sono semplicemente gli amministratori del sangue, i ministri del sangue, ma non con un'idea clericale intorno. Da Ludwig in poi, ecco che arriva. Quindi, sì, ok, ci sono. Arriva questa scissione con Chiesa della Cura e, dicevamo, una certa, i primi cacciatori spariscono. E con loro nasce l'incubo del cacciatore e i popolani di Yharnam cominceranno a discutere dei peccati di questi primi cacciatori, che sembrerebbero essere il motivo per il quale l'incubo è stato generato, incubo che ancora adesso ha in grembo il segreto, probabilmente il motivo per cui sono finiti lì, perché noi non sappiamo cosa ci sia nei meandri più reconditi dell'incubo, ma siamo sicuri che qualcosa c'è. Perché ci sono vari NPC che raccontano. Fondamentalmente quello che puoi immaginare ormai, avendo giocato Bloodborne, è che se la scorsa live è stata il segreto dei segreti, puoi aggiungere un esponente. Già. Perché praticamente stiamo parlando di qualcosa che hai trovato comunque in un mondo accessibile, quello reale. Mentre l'incubo del cacciatore sembra star nascondendo il, non un, ma il segreto. Quello, sì, che sì, proprio quello più importante. Sì. La Chiesa della Cura a una certa si giocherà Old Yharnam, quando ormai, cioè, secondo me, già l'incubo è bello che è andato, cioè già stato creato. E la Luna Rossa verrà vista in cielo, perché c'è una nota che la cita. Quindi, secondo me, ancora non è stata occultata. È dopo Old Yharnam, che verrà consumata da questo processo della Luna Rossa, che la Chiesa della Cura, ancora unita, deciderà di occultarla, perché così quando avverrà nuovamente una notte disastrosa nessuno se ne accorgerà, perché tutti sanno che la Luna Rossa porta a merda. Esatto, visto che c'è quella leggenda, tra l'altro con un fondo di verità abbastanza concreto. E quindi viene occultata, infatti noi non ce ne accorgiamo, ci chiediamo perché questa sia una notte così sventurata, simile a quella raccontata nelle memorie di Old Yharnam, senza però che appunto la luna abbia il colore strano del sangue, quello rosso. E
La Chiesa della Cura a un certo punto però ha una defezione e Birgenwert contemporaneamente ne ha un'altra. La Chiesa della Cura, fatta dai ranghi alti del coro e della scuola di Menzies, si frattura. La scuola di Menzies finirà a Yharghul a fare praticamente degli esperimenti sui popolani per cercare di ricreare un grande essere, però attraverso la fusione, in qualche modo, la fusione dei popolani a loro insaputa, e ereditano anche il culto del suono più di altri, perché hanno le stesse evocatrici che troviamo a Ptumer. Dall'altra parte, invece, il coro si mette, rimane intanto in possesso geografico, in qualche modo, delle cattedrali, della grande cattedrale e del Cathedral World superiore, quindi rimane in controllo del luogo nel quale riposa un grande essere che era già presente ai tempi della Chiesa della Cura Unita, ovvero Rom. Rom che viene imbalsamato, fatto ascendere per occultare questa luna rossa di cui stiamo parlando, in modo tale che il popolo scemo, ancora più scemo, non si accorga di nulla. Perfetto. Il coro canta e si mette con questa posa che mima le lancette dell'orologio della torre a effettuare dei riti verso il cielo, dove loro ritengono che ci sia il cosmo separato a poco più dell'altezza delle nostre teste dalla nostra realtà, e non hanno tutti i torti. Però purtroppo non risponde nessuno, fino a che, grazie al calice che era stato illo tempore tirato fuori da Birgenwert, ovvero quello di Ys, riescono a mettersi in contatto con Ebrietas, che è una figlia del cosmo abbandonata, che evidentemente anche ella non riesce a contattare a sua volta i grandi esseri dai quali si è separata. Ti do un piccolo trivia che non avrebbe cambiato e non cambia le tue speculazioni, quindi non è così importante, ma è un'informazione preziosa. Figlia del cosmo è comunque una traduzione scorretta di ciò che è il suo nome, che è Fanciulla delle Stelle. Fanciulla delle Stelle, va bene, va bene. Forse è solo un dettaglio. Non riesco a comprendere ora la differenza, la sfumatura, ma magari poi ci saranno altre cose che capirò. No, che... non devi preoccuparti, nel senso che l'unico pericolo è che uno si focalizzi troppo sul figlio, ma non è così importante. Comunque è una giovane delle stelle, una fanciulla delle stelle, non okay. È una sottigliezza, è giusto per darti il trivia, non serve. Va non bene, serve. Va bene, ok. Ebrietas viene quindi in qualche modo trasportata attraverso forse quegli stessi portali cosmici che vediamo ogni tanto tirare fuori le stelle con le spell, arriva qui e viene tenuta insieme a Rom nel sottosuolo della cattedrale e lì rimane, purtroppo. Canterà insieme al coro per cercare un contatto con il cosmo, che è anche l'aldilà in questo gioco, e però non accade nulla se non appunto la incidentale scoperta di una nuova spell che richiede 40 intuizioni. Quindi tanto. Si presuppone che il coro sia forse l'insieme di persone che più è riuscita a avvicinarsi all'arcano, a meno che Yharghul non ci sorprenda. Aggiungo un dettaglio che ho omesso male. Il coro originariamente era un orfanotrofio, o meglio i membri del coro erano bimbi di un orfanotrofio, poi l'orfanotrofio è rimasto in auge. E credo che quindi in qualche modo gli uomini del coro abbiano educato altri bambini orfani alla loro dottrina. Chissà che non li cercassero appositamente orfani. È strano pensare che ci sia questo legame con l'orfanotrofio proprio in un mondo nel quale i grandi esseri stessi hanno degli orfani. Sono orfani. Cioè, Ebrietas è orfana in qualche modo. Ah, ma sì, è vero. Quindi, non lo so, ci vedo un collegamento quantomeno morale. E potrebbe anche essere rituale, però non lo posso al momento sapere con certezza. L'altra frattura che ho citato 40 minuti fa, ma ovviamente per mettere insieme tutti i pezzi bisogna aprire un sacco di parentesi, è quella dei Vile Sangue, perché il Master Logarius di Birgenwert, secondo Alfred, va da questi Vile Sangue che si sono portati via del sangue da Birgenwert e si sono barricati nel castello di, non me lo dire, Kanehurst, giusto? Sì. E dove vengono fatti degli intrugli che praticamente ti possono stordire.
Quindi sembrano i soliti uomini che cacciano altri uomini tipici delle opere di Miyazaki. Ci sono sempre. Qui i PvP-ari sembrano questi di Kane Hearst, ok? E Master Logarius va a cercare di riprendersi quello che gli spetta, però viene catturato. E Alfred infatti vorrebbe liberarlo. Probabilmente a un certo punto, se Kane Hearst sarà una location esplorabile, toccherà farlo a noi. Quindi, in caso sì. Sì, Logarius rimane fermo lì e Alfred non si capacita di come si possa aver lasciato un uomo così importante e così onorevole alla mercé dei nemici vili e sangue. No, vili e traditori. Vili e sangue. E questo ci porta in verità ai giorni nostri. I giochi politici sono un po' conclusi. Perché la catena di tradimenti, riassumendola, è la seguente. Nasce Birgenwerth, c'è un conflitto interno a Birgenwerth che viene simboleggiato da Willem, tradito persino da questo Lorenz. E dico persino sì, perché Willem, quando lo vede, fa: pure tu vuoi tradirmi? Ah, ok. Sì, esatto, esatto. Poi, alla nascita dei cacciatori, i primi cacciatori sono tutti uniti, finché non c'è tanto un tradimento, ma comunque una separazione ideologica, perché uno di loro, Ludwig, dice: ma cacciare è fede, non avete capito un cazzo? E invece gli altri dicono: fottiti, coglione, sei posseduto. Poi c'è, dentro la Chiesa della Cura, fondata da Ludwig, un'altra frattura ancora. Il coro, vicino a Birgenwerth nei metodi, si separa dalla scuola di Menzies, che invece è molto lontana, secondo me, dall'eleganza di Birgenwerth, e infatti sembra di essere veramente all'Atria quando andiamo a Yharghul. È un posto marcio, nel quale, beh, non credo ci sia più un briciolo di morale, e nel quale, se posso permettermi, c'è una differenza che non so se è volutissima o se la percepisco solo io, ma probabilmente è volutissima, ovvero che Yharghul non ha neanche così tanta paura di nascondere. Sembra un po' più alla luce del sole, almeno in questo momento. Beh, a modo suo sì, nel senso, escludendo ovviamente il post Luna Rossa. Sì. Perché lì, ovviamente, si aprono porte, si... Quasi però cazzo, portali. Ci sono le prigioni. No, no, ma infatti sì, è assolutamente... Ci sono le prigioni, ci sono i cacciatori vestiti di corde che rapiscono la gente, non so. Cioè, vedo la violenza di Yharghul molto più esplicita e alla luce del sole rispetto a quella subdola di Yharnam, che cerca sempre di prendere per il culo il popolo e farlo sentire in un certo senso al sicuro con quel bel sangue che ti cura e ti fa stare bene. E poi ci siamo noi, che forse, Mike, siamo la più grande incognita. La più grande incognita del gioco. Noi in tutto questo che ruolo ricopriamo? Ritorno a dirti una cosa che ti ho già detto qualche live fa. Cioè che ritengo che il protagonista qui finirà per avere nel suo background, stranamente, perché solitamente From non lo fa, un ruolo di spicco. Quando capiremo perché siamo qui. Perché noi siamo venuti qui a prenderci la trasfusione e cercare il sangue smunto? Noi siamo stati resi cacciatori. Quindi eravamo esterni. Eravamo dei forestieri. E allora perché siamo qui? Noi siamo esterni in un certo qual modo a tutto. Non siamo della Chiesa della Cura. Non siamo di Birgenwerth. Non siamo di niente. Veniamo da fuori. Però siamo venuti qua a cercare il sangue smunto. Non so, credo che quando capiremo perché ci siamo scritti quella nota avremo un'illuminazione. Potrebbe essere una delle cose da capire più che da scoprire, però sì, assolutamente. Può essere, però cioè, a conti fatti pensa, stiamo entrando in un giro di lotte ideologiche e politiche che in realtà ci potevamo risparmiare. Perché il nostro personaggio va lì? Non va lì da vittima, va lì volontariamente. E si scrive una nota nella quale si autoesorta a cercare il sangue smunto. Peraltro sembrerebbe, sì, sapendo che la trasfusione gli fotterà i ricordi, se no perché scriversela? C'è una consapevolezza, ovviamente. C'è. Chissà. Quindi. Siamo davanti a quel famoso trivio che ti raccontavo prima,
ma non è un trivio. Non è un trivio? Non è un trivio. C'è una scelta obbligata che dobbiamo, che devo, che voglio fare. Ah. Per terminare il discorso che ho appena fatto. Non è una scelta per me, signori della chat, perché conosciamo il coro un po' meglio, ma non Menzies. E immaginavo, per okay, me è arrivato il momento di chiudere l'altro puzzle. No, non ancora il DLC. Il DLC non è Menzies. Al grande segreto. Il grande segreto lo voglio avere quando in tasca avrò sia i segreti del coro, sia i segreti di Menzies, sia l'ultimo piano di Birgenwerth, che ancora ci manca, così conosciamo quella triade ideologica. Chiesa della Cura nella forma di Menzies e coro, e Birgenwerth che l'ha preceduta e fatta nascere. Bella scelta! E poi per me addirittura, ma potrebbe cambiare questa opinione, prima ancora del DLC sarà necessario anche scoprire Aptumeru cosa c'è. Perché così andiamo nel DLC scoprendo anche nuove informazioni sugli Aptumeriani. Voglio che il DLC sia la fine del percorso, non tanto per una questione di è il DLC, ma perché so che lì c'è il segreto più grande. Ma il segreto più grande lo gusterò con grande, grande coscienza solo se so prima chi l'ha custodito questo segreto. Chi erano? Cosa facevano? Come agivano? Quando scoprirò il segreto, io dovrò già conoscere il coro, dovrò già conoscere Menzies, dovrò già conoscere Aptumeru, dovrò conoscere tutti. Così che io possa dire, ah, certo, il segreto è questo e esiste per questo motivo. Beh, il ragionamento è sensatissimo. È un bel piano, è un bel piano. Ti piace? Me la sono preparata. Ma io non avrei obiettato a nessuna scelta. Avevo una scelta logica per tutto. Allora, ti parlo per le scelte che avresti potuto avere tu, non con la consapevolezza del VET, che è ovviamente molto diversa, che è anche il motivo per cui ti ho comunque dato tutte e tre le scelte. Quella per quanto concerne andare post Rinato l'hai detta esattamente come è corretto dirla, è perfetta. Quella del DLC sarebbe stata anche un avere quella scoperta consapevole del segreto, tipo mettere una luce ovviamente molto diversa su cosa andrai ad approfondire del rituale Menzies eccetera, mentre l'ultima, i Chalice, sarebbero stati un cavolo, sono in sospeso da un bel po', non voglio accumulare, andiamo a fare gameplay e segreti. Guarda, quindi in realtà tutte e tre le scelte erano validissime. Il Chalice sarebbe stata la mia seconda scelta. Immaginavo. Perché io pensavo sarebbe stata la prima, pensate. Sì, ma poi ho ragionato sul mosaico plot che si stava completando e mi sento un po' stronzo a lasciare quell'ultimo pezzettino del puzzle così fermo. Molto bello. Quando mi in piace. Realtà Aptumeru è un altro puzzle proprio. Cioè è un'altra moltissimo. Scatola della Ravensburger quella, quindi la possiamo prendere dopo in mano. Adesso abbiamo quella della Chiesa della Cura e cavolo. Cioè ci manca quell'angolino in alto a destra e non lo completiamo? Completiamolo. Perché Menzies? Mi piace. Tra l'altro piace. Chi se n'è andato sembrerebbe Menzies. C'è la separazione da chi è partita. Da quale angolo della Chiesa della Cura è partita, perché da come stanno le cose, dal fatto che il coro sia rimasto lì, mi verrebbe da dirti che è Menzies che se n'è andata. Chi lo sa? Beh, direi che non c'è altro da dire. Non c'è altro da dire a parte una risposta alle mie due domande che ti voglio fare senza chat. Oggi la puoi avere. Devo togliere, ok. Ma dammi 10 minuti, quello che sarà. Quello che ti pare, tolta. Ok ragazzi, perdonatemi se vi occulto, ma è opportuno. È qualcosa che non ti ho mai chiesto prima d'ora, e mai prima d'ora sarebbe stato azzeccato. Allora, siamo arrivati a quel punto, finalmente, anche in Bloodborne. La prima domanda che ti faccio è bella tosta, devi buttartici riflettendoci col cuore e con la mente, ma libero da filtri. In Bloodborne è un po' più complicato che in altre situazioni che ho ricevuto anch'io da parte tua. Che succede adesso?
Che succede adesso? Che il rituale va avanti. Che più avanzeremo, più la Luna Rossa completerà la propria profezia. E abbiamo visto il confine tra esseri umani e qualcos'altro divenire labile. Non abbiamo ancora visto la benedizione del grande essere, del ventre di una donna. Quindi ci avvicineremo al neonato, al pianto del neonato. Per me quello sarà il seguito. Noi Figo. continueremo a vedere gli effetti di questa luna e cercheremo di raggiungere il sangue smunto mentre il mondo crollerà e imploderà su se stesso per via di come la luna rossa lo trasforma, lo sfigura. Certo, che in teoria il tuo obiettivo comunque è Prendere lo sangue fermarla, sta smunto. luna rossa, ma Sì, sì, esatto. fermarla e ottenere il sangue smunto. Entrambe le cose in realtà sono due obiettivi secondo me diversi, però se non la fermiamo moriamo, quindi non prenderemo il nostro sangue smunto. Figo assai, Potrebbe figo però anche assai. essere che il sangue smunto cioè, sia ottenibile alla fine del rito della Luna Rossa, No, quindi certo, chissà, potremmo dover chissà. sopravvivere alla Luna Rossa per ottenere il sangue smunto. Però è anche vero che chi scrive le note, una delle quali è dentro il sogno del cacciatore, ci dice esplicitamente che se non fermiamo il contagio, noi non usciremo mai dalla rete del sogno del cacciatore tremendo che ci intrappola. Bene, bene, ricordi anche i dettagli, mi piace. Allora, senza dover tergiversare o essere prolissi oltre in questo argomento, l'altra è la classica. Adesso si può effettivamente giocare. Adesso sì. Boss finale. German, il grande essere, è asceso. Mi piace molto. Però non so Dai, dai, perché. dai percorsi fatti mi piace. No, è vero, in effetti German non sembra. Allora, o è una sorta di Gideon, che in realtà vuole far sì di raggiungere l'ascensione, però poi Gideon si rivela non essere ciò, O sono ma io che anzi. voglio cacciarlo a un certo punto, nella mia O sei. ascesa. Oh, forse è la tua. Tu decidi di cacciare anche il consigliere che placidamente ha preso un ruolo diverso. Ehi, ci sta. Ok. Why not? Sono belle risposte, specialmente dopo le discussioni fatte. Invecchieranno come il vino, in una direzione o nell'altra. Allora, ti faccio un discorso particolare qui. In realtà volevo premere continua, ma a questo punto me lo stai tirando fuori dalla bocca. Ma sono qui per questo. Vai. Miyazaki ha in qualche modo, tranne che per Dark Souls 2, ma subito rimediato con Scholar of the First Sin, ha in qualche modo la tendenza a volerti subito mostrare almeno l'identità del boss finale. Ok? Lui te lo vuole fare respirare. Ti vuole dire: quello è il nemico e la tua strada è l'ascesa verso il nemico. Che poi, a conti fatti, in Dark Souls 2 non accade per la cosa più bella di Dark Souls 2, ovvero Vendrick non è davvero Esatto, quello che pensi. Però è esatto. figo, no? È una cosa figa. Che È una succede? cosa fighissima, sì. Però in Dark Souls 1 te lo dicono subito: Gwyn! Gwyn è il più potente, amico mio, quindi è lui che ha oscurato la sua forma vincolando la fiamma, quindi chi ti aspetta di trovare? Chiaramente Gwyn. E infatti poi quel build-up trova la sua celebrazione massima quando Gwyn è l'ombra di se stesso, lo ritrovi come questo re completamente privo di pensieri, una bestia feroce che ti attacca come farebbe un cane da guardia. E quindi è bello, è emotivo proprio per questo. C'è anche la canzone che non è epica, è malinconica, ti fa capire il destino a cui vai incontro colui che decide di vincolare, che poi è il motivo per il quale Firenzo, davanti a quell'immagine, ha la ennesima conferma di non volerlo fare. Dark Souls 2 con Scholar of the First Sin percepisci subito che Aldia sia un po' la fine, anche se poi vabbè c'è quella menata di Nashandra. E in Dark Souls 3 nella copertina. Eh In sì, Dark Souls 3 la copertina del gioco è mostra vero. Soul of Cinder, mostra l'incarnazione della fiamma stessa. In Elden Ring, minchia, è l'intro. Marika è stata portata oltre i confini della propria sanità mentale. E chi è il boss finale? Vabbè, Radagon più o meno Marika, ok? Esattamente. E quindi dici. In Bloodborne la prima entità Anche Sekiro è seria, uguale alla fine, giusto, Sekiro. giusto, giustissimo, grazie, l'entità che troviamo per prima qui è German. Perché nella,
introduzione cinematica che abbiamo visto insieme c'è la Cleric Beast, credo. Penso di aver capito che sia la Cleric Beast o forse Amelia, non lo so, però comunque... No, no, nella cinematica non era Cleric, perché sei nei sotterranei lì. Ah, mi pareva di essere... Beh, comunque è una belva. Sì, ecco. No, no, comunque è una belva, ma la vedrai, non ti preoccupare. Ok, ok. E poi la prima cosa che vedi è German. Cioè, German mi sembra il tipico boss finale di Miyazaki messo lì, subito, sul quale l'alone di mistero come una macchia d'olio diventa sempre più grande. Tu sei lì, ma questo... Ma tutti quanti sembrano vittime degli eventi e poi ci sta German che fa, vabbè, bella, come va? Fai questo, tranquillo, io vado e vengo, eh. Poi sparisce e tu dici, ma questo dov'è? Mi sembra sensatissimo. Quindi sembra avere proprio il pedigree e forse lo posso dire con maggiore cognizione di causa, magari essendo vittima del mio stesso percorso, però... con più cognizione in caso di voi, perché ho più giochi Souls di quanti ne avevate voi alle spalle quando giocavate Bloodborne, quindi per me è ancora di più il sospettato massimo. Però dopo la questione della luna rossa e della luna pallida che è venuta fuori e messa a confronto con le ultime nozioni, beh, io ho un po' il sospetto di una possibile ascensione di German. German potrebbe essere la prima entità a essere divenuta un grande essere. Mi piace. La cosa importante da confutazio e contemporaneamente domandazio a questo punto è lì, non è lì, il corpo è altrove, il corpo dove lo troveremo sarà il boss finale perché scopri dov'è davvero German, oppure cioè German è un po' lo spettro anche, quindi è figo, hai fatto un ragionamento che non fa una piega. D'altronde ti dirò, già all'epoca Bloodborne era un momento giovane di From Software per alcuni, cioè per il momento storico, ma già si diceva un po' secondo me German, però adesso con il progresso degli altri Souls diventa un ragionamento totalmente preciso. Certo, è vero, come noi col gameplay di Dark Souls 2, per l'esperienza di Dark Souls 1 potresti essere vittima della tua esperienza. Giustamente, però che ti devo dire, un essere umano ragiona sulla base delle esperienze pregresse e per me, certo, German è l'unico personaggio legibus solutus, sopra le leggi. I cacciatori sono tutti destinati a fottersi, lui no. Puoi scegliere se stare nel sogno oppure non essere più sostenuto dal sogno come giura, lui va e viene. Eh sì. Sono tutti disperati, lui è tranquillo. È sopra le regole della miseria di Bloodborne. E questo è sospetto. È vero, è vero. Il termine sospetto, German sus, è molto carino, sì. Poi magari invecchierà malissimo questa cosa. E German verrà stuprato da un boss adesso e muore davanti a me, però... Esatto, magari German in realtà in futuro viene citato da Sigward, che invece diventa l'alleato per il boss finale. Perché ci potrebbe fare la P move alla fine del nostro roleplay di FP, assorbito da qualcuno. Bello sarebbe. Sai che, mannaggia al cazzo e al fatto che facciamo queste intro lunghissime, però da discorso nasce discorso. Allora, tu mi hai detto che... non senti la necessità di un sequel per Bloodborne. Però da quello che sto vivendo ora io, per me invece è quello per il quale sarebbe più semplice a conti fatti. È talmente tanto ancora da esplorare la natura del cosmo, dei grandi esseri, delle regole dell'ascensione, che chiaramente non l'ho finito, ci mancherebbe altro, quindi magari alla fine dirò sono soddisfatto. Ma cazzo, mi sembra talmente tanto espandibile sulla base di quanto è fumoso, che davvero per me potresti fare una trilogia di sta roba, perché tanto quanto possiamo andare a fondo del rabbit hole e quanto potremmo raccontare, per esempio, Mike, di civiltà preptumeriane che hanno subito lo stesso destino, si può fare. Ti becchi un sacco di onomatopee. Ne riparleremo, promesso. Quindi, cioè io ce lo sento come possibile.
Poi magari non succederà mai, eh. Beh, non hanno fatto neanche una patch di 60 fps, quindi diciamo che... Però sì, insomma, ci torneremo, ti prometto, ci torneremo e come. Chissà perché. Non ci sono mai tornati dopo tutti questi anni. Secondo me... temo che il motivo sia non elegantissimo, cioè forse è perché, come tra l'altro anche Lance McDonald, che è uno smanettone molto bravo e ha sbloccato i 60 fps tra l'altro in maniera poco ortodossa, potrebbe anche essere perché non era costruito per questo e richiederebbe un lavoro che non hanno voglia di investire, ed essendo un progetto di Sony devi smuovere Sony, far smuovere Sony su queste cose. Abbiamo visto mai che... mai più From Software, capito? Non farlo mai più. Vabbè, allora, cioè, sì, esatto. Io ti direi che possiamo, adesso siamo prontissimi, entrare. Ed eccoci qua. Eccoci qua. Ho rimesso la chat, perdonami, non te l'ho chiesto. Ah no, sì, certo, adesso sì. Allora, noi qui purtroppo non possiamo che andarcene. Non possiamo che andarcene. E non penso di poter fare qualcosa. Mi è rimasta una cosa stupida in mente dalla fine dell'ultima live, quindi la farò. No. Tu non hai idea l'altro ieri quanto ci ho sperato di fare questo? Sì, perché vuol dire che avevi intuito che era una cosa speciale da ottenere, che non è così semplice. Che non è così semplice. Nada. Non è successo niente. Non è successo niente. Sai perché? Perché non sto guardando il cielo, non sono nel punto giusto, lo sto facendo davanti a un cadavere imbalsamato, quindi ha senso che non succeda niente, però ci devo provare. Allora. L'ho apprezzato molto. Torniamo. Ho pensato magari fa la Dark Souls 3 con la posa del drago. Quella, no, ma bellissimo, bellissimo. Lo yoga per andare a... tolto il Nomopoli. Perché qui sei immune alla luna, bastardo di un boss finale? E tu hai la luna tua. Però il cielo è un po' cambiato, eh? In realtà era già cambiato qualche puntata fa. Sì, sì, è diventato dalle sfumature rosse, sembra che perda sangue. Ma la luna no. Allora, dobbiamo prima fare del Livellium, ma avrei voluto parlare con l'automa, ci ho provato, non succede niente. Allora, siamo al livello 73. Non male per niente. Il DLC tu a che livello l'hai affrontato? Allora, credo bello alto perché ero in New Game Plus. Ah, quindi, ok, però tu l'hai fatto dentro un New Game Plus. Sì, credo di ricordare di sì. Ma ti posso dire che From Software consiglio un certo livello per il DLC. Se vuoi saperlo, te lo dico. No, ancora allora no. No. Ok. Va bene. Ah, forse ero New Game Plus 2, vabbè, comunque pensa sì, ero a livello... ero di livello alto, ma qui si fa anche loro. No, il ventello arcano no. No, il ventello arcano non me la sento. No, facciamo forzo. Andiamo a controllare anche le gemme. Siamo liberi con le gemme, Mike? Sei libero con tutto. Siamo liberi. Da questo momento in poi il mondo è tuo, senza alcun filtro. C'è un attimo un riparazium. Allora, rune, gemme, potenziamenti. Vediamo un po'. No, ecco, una cosa. Quelle quattro ancora no, però. Quelle quattro sono lì dentro il deposito, okay. Mike. Quindi l'unica cosa sono quelle quattro. Ah, che godo. Vediamo un po' se qui c'è dell'aumento di potenza. No, eh. Questa è quella umida della tempra. E questa è quella del sangue maledetta, droppava dai cervelli questa. Riduzione continua PV meno 4. Riduzione robustezza arma meno 31,5.
È una maledizione, è una praticamente maledizione. Si rompe di più. Sì. No, riduzione è molto forte. Ma PV-4 vuol dire che perdo vita? Bravissimo. Col cazzo. Riduzione robustezza arma, si rompe prima? Sì. Per un solo punto non conviene. Not worth it. Bravissimo. Per un solo punto mi puppa il puzzle. Niente. Vediamo, spada della luna sacra più 7. Posso fare il più 8? Vediamo. Servono 5, ma ne ho uno in borsa, vero? No, no, non la posso fare il più 8. The più 8 is not ammesso. No, decisamente no. Mancano 4 pietre per fare il più 8 con anche la lama della luna sacra. Aridaglie. Della luna sacra. Però possiamo vedere se ci sono delle belle gemmine. Sembrerebbe di sì. Ecco, questo mi aumenta l'affondo, però mi diminuisce il resto. No, preferisco fare un po' l'all-rounded boy e aumentare tutte di 2 punti. Qui, bella questa. 171. Oh, questo è 180, ma è quello con le maledizioni. Questo 175. Facciamo 175 EGA. No, 171, eccolo qua. Questa che mi dà attacco fisico 8,4%, va bene. E di qua? Allora. Di qua che si fa? Niente. No, aspetta, 177 è un altro attacco fisico, va bene. Andiamo full attacco con ste robe. Abbiamo migliorato di molto la nostra build. Quindi godo. Oh, sì. E siamo pronti a buttarci nelle fauci. Anzi, ma non prima di controllare anche le rune. Noi abbiamo il mare profondo che ci aumentava la resistenza al veleno, ma non serve più, perché non siamo più nell'incubo. Quindi possiamo rifare un giro. PV massimi 10%, energia massima 10%. E sai che? Energia è la barra verde, vero? Sì. È la barra bella, è la barra che conta. Mi trovo spesso in difficoltà. Sai che invece metto proprio questa, allora. Qui invece abbiamo, va bene, ottieni più echi, ci sto. Restituisce 200 PV assolutamente l'attacco. E poi questa è la lega, va bene. La build mi soddisfa, mi fa godere. Check del marketplace. Dell'Xbox marketplace. No. No. E ricominciamo a buildarla questa intuizione, va? Oh, interessante. Piccini loro con tutti questi oggetti. Poi ci sono loro, che stanno andando un po' dietro le quinte, ma questi messaggeri sempre stati spettatori. Sì, sono sempre stati con te. Ma non solo con me, con tutti. Dove c'è stata cultura del sangue c'erano loro. Spettatori delle nefandezze accadute quando degli esseri viventi del mondo della veglia si sono avvicinati al cosmo. Sempre stati lì. Sempre lì. Però non sono auguri in teoria. Che non sono molluschi. Che cazzo sono i messaggeri? Questi piccoli bimbetti giocherelloni. Carini, giocherelloni, sereni, innocui e molto ingenui anche. Giocano con le bende dei malati. Sì, sì, cercano di fare i cosplay, carini. Sì. Però ecco, sono un altro grande punto interrogativo. Gli cambiamo il vestito, d'accordo, ci sto ragazzi, andiamo. Mi devo ricordare dove si va. C'era quest'albero con i tizi dentro. È qua, vero? Mi sa di sì. Eccoli qua. Vediamo un po'. Festival dell'Urna e il Messaggero. No, per carità, questo è quello che batteva Malenia. Let me solo her. Let me solo her. Ah, queste sono le bende, le ho rimesse perché sono cretinus. Cappello nero. Molto belli. Gascoignosi. Mi piace. Gascoignosi, mi piace. Vai, vai. Quel termine. Mi piace. Se no col cilindro proviamoli tutti a sto punto. No. No. Questi sono usciti da Green Fandango così. No. Facciamo. Ecco. La gascoinnata.
E a questo punto ce ne andiamo. Sono anche un po' Poppetox, ma tu non lo conosci, è un boss di Cassette Beasts con il cilindro. E ce ne andiamo a Yharghul, che è la terza pietra, se ricordo bene. Piazza dell'Avvento dovrebbe essere in teoria la piazza nella quale abbiamo affrontato il rinato. Il rinato, il The rinato. One Reborn. Eccoci qua, Mensis. Immagino che questa sia la vostra di torre. Che merda avete qua sotto, eh? Quale finestra devo spaccare? E guarda, ci sono i fetini. Le statue raffigurano sicuramente un bimbo di grande essere. Tra l'altro non sappiamo in che modo nascessero ancora, Mike. Già. Non lo sappiamo con precisione. No. Avete ragione, no. Me l'ero segnato mentalmente ma non l'ho fatto. Ultima cosa, volevo vedere, dimmi, prima di andare nella piazza, se la prostituta è morta. Mi sembra giusto. Me l'ero segnato da fare, ma poi non l'ho fatto. E sai che cosa facciamo anche? Prima ancora di fare questo? Josef chiamo. È tanto che non andiamo dalla Lady. Già. Tanta cazzo. Andiamo a vedere cosa fa la Josef. Mi fa piacere che ti ricordi di lei. Refka. Mike, c'è un suono abominevole e basta, non c'è più Josefka. Ah merda, mi sa che la luna rossa ha fatto succedere qualcosa anche a lei. Ai ai ai. Aspetta che sto cercando, alzo il volume. Sembra il suono che emetterebbe un emissario celeste. Bravo! Stavo per dirti, non ti ricorda nulla, io volevo stuzzicarti qua. Cercando di sbirciare. Ma non vedo nulla. Oh, no. Probabilmente From è intelligente e non ha messo nulla di visibile, ma magari un giorno questa porta si potrà aprire? Però in teoria mi dovrebbe dare un prompt. Magari ci arrivo da sopra. Lo vedo! Lo vedo! Bravo. C'è un emissario celeste! Eccolo lì, lo vedo. Cazzo, è vero, bravo, l'hai visto? C'è un emissario. Eccolo qui, si vede. Guardate. Non sembra bravissimo. Di grandezza. Ah, oddio, scusatemi. Non stavo guardando lo streaming. Voi non lo vedete, scusate. Aspettate che mi sposto. Eccolo qui. Tolgo anche il microfono, non mi sentirei per un attimo, Mike. Ok, prego. Eccoci. Scusa, lo stavo esattamente coprendo. E c'è un emissario, potrebbe essere... sia uno dei pazienti che Josefka stava torturando, sia Josefka stessa. Ne vedo anche le manine adesso, purtroppo sì. Voi continuate a non vederlo. Però aspettate, mi nascondo direttamente, così non mi devo spostare avanti e indietro come uno stronzos. Ok, guardate le mani, adesso si vedono le mani. Vedete? E a questo punto vi direi che... è possibile entrare qui, ma non rompere la porta. Io adesso spammerò per sempre questa cosa, eh. Siete condannati a sta roba. Per tutto il resto del gioco, sappiatelo. Mi piace. Dici, non mollare. È interessante che tu lo faccia, Mi piace che tu lo faccia. No, purtroppo Josefka non ci...
non ci aiuta in nessun modo. Oh, ci sono delle intanto note. Sei andato a controllare, che è una cosa preziosa. Sono i tutorial. Ti spiace se faccio un giro proprio dell'infermeria per essere sicuro che... Ti prego. Non ci siano prego. Novità. Ma certo. No, questi sono solo i tutorial. Abbasso. Ho alzato molto semplicemente perché volevo sentire bene il verso. Ai tempi. La nostra prima puntata, Mike. Già. Troppo basso. Ecco qui. Allora. Voglio fare bene un giretto. Vuoi anche fare una sorta di... Ti posso invogliare a fare una sorta di lista mentale degli NPC? Ci posso provare io magari e se non... E se mi dimentico qualcuno me lo dici tu? Ti aiuto, promesso. Ok, va bene. Allora, intanto no, volevo essere sicuro che non ci fosse niente qui. Visto la tua esplorazione, in questi casi, il mio aiuto arriva, come? Vediamo. Perché comunque lei è andata via, lei è diventata un... o un suo paziente è diventato un emissario celeste, quindi magari potrebbe essere fasato qualcosa. Oh, no, vedi note. Le note sono tutte quelle del tutorial, vero? Mm. Alzo ancora? Così va bene, ragazzi? Options, apri il menu. Bene. Non c'è niente. Però oh, bello, bello esperimento, mi è piaciuto. Il tuo ricordartelo, il fare un check, è smart. Uso la fiala di Josefka, no dai, non so cosa fare. No, quello effettivamente non è una cosa miyazakiana, mettiamola così. No, non sembrerebbe esserci nulla, amici. Però sei stato bravo. Non sembrerebbe esserci nulla di nuovo. Sto provando a distruggere tutto, a vedere se magari adesso esce fuori una roba segreta. Qua fuori non penso ci sia niente di nuovo. Possiamo fare la lista NPC se vuoi. Possiamo fare la lista degli NPC, sì. Sto controllando per sicurezza che non vengo qui da una vita. Qua è vero. Ovviamente si ricomincia tutto quanto. Yharnam centrale. Col cielo nuovo, ma aspetta, sì. C'è un cancello però. È vero. E non l'abbiamo mai aperto. Non si è mai aperto fino ad ora. E magari questo cancello ci potrebbe portare nell'interno della sala di Josefka. A livello di mappa 3D ha senso da morire. Capito, perché vai dentro, torni verso destra una volta andato in profondità. E però come? C'è un dispositivo che ne impedisce l'apertura e lo vedo. Va azionato. Quella bella levetta lì, sì. Ma... Make contact, via, ti metti lì a fare il no, segno. No. Prego, apriti. Non credo. Cioè, in teoria è qui, tipo. Sì, la chat tra l'altro sta ricordandomi una cosa bellissima che ti avevo accennato nel primo episodio, che è una di quelle poche patch che ho disprezzato di From. Qua c'era uno skip che ti faceva andare oltre il cancello. Uno skip che ti faceva andare oltre il cancello. Era molto divertente patcharlo, era talmente tanto segreto che la massa non l'avrebbe mai fatto. Ed è più o meno quello che stai facendo. Praticamente se qua avessi fatto poi un salto in corsa in diagonale stronzetto in una certa direzione, saresti riuscito a salire sopra il muretto e con altre cazzatine avresti oltrepassato. È stato vedi, completamente pacciato. La mappa è questa. Vabbè, è andata così, aspetta, volevo fare una cosa, se riesco a saltare sull'altra mappa. No, quella è distruttibile. Sì, adesso si fa in un altro modo, ma No, vabbè, ma non mi voglio mettere a guarda, c'è un pozzo con una scala. Bell'occhio. Forse è quello il modo per arrivare lì. Dal basso. Chissà da dove, però. Forse dalle fogne? Sono le fogne, agli altri. Questo livello di curiosità mi sta piacendo molto.
io ho un obiettivo, però allo stesso tempo, cazzo, mo la cosa di Josefka mi sta trapanando allora, il cervello. Tu sei stato molto bravo a cercare una soluzione. Quindi hai avuto il trivio come scelta, te ne darò un'altra. Ma rimane in mano tua. Totalmente in mano tua. Sì. Vuoi un indizio oppure no? Ma devi scegliere tu, perché è un indizio che cambia le carte in tavola. È il tuo new game. Ritiene un ritieni necessario un indizio? Ah, non lo troverai mai altrimenti. Addirittura? Mai. Mai. Mai, 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 mai. Quindi però tu non l'hai trovato nella tua blind? L'ho trovato, ma il motivo per il quale tu non l'hai trovato non è... L'hai trovato, cioè, facendo mille try di cose? No. Quando saprai la risposta non ti sentirai né inetto né io sono magico. Diciamo che in un certo senso c'è un motivo molto concreto per il quale non lo troverei mai adesso, ma voglio che sia una tua scelta. Io so che nel tuo new game non lo hai trovato, quindi se vuoi vivere la tua naturalezza, salvo cose incredibili, il new game plus ti aspetterà in quel pozzo. Se no, invece no, ci tieni, non vorrei al massimo fare un indizio, ma non oltre. È una tua scelta. Non influenzerò altro che questo. Perché se tu non avessi avuto questa curiosità morbosa, non te ne avrei neanche parlato. Visto che sei così appassionato in questo angolo di Yharnam, al massimo un indizio che, conoscendoti, per carità di Dio, ti porterebbe a probabilmente sgamare. Ma altrimenti si va. Ed è una tua scelta, io non parlo più. Non me la sento di chiederti l'indizio. Ma non è perché... No, è una bella scelta, è una bella scelta. Guarda che qualunque cosa accada, la scelta è tua e sarà bello comunque perché è stata tua. Aspetta, qui c'è un tombino. Ah. Ragazzo mio, sei stupido. No, ho sbagliato. Ci siamo, ragazzi! La live... It began. Ci siamo. Il rituale di Menzies. Eccoci. Erano tutte pippe rispetto a... No. È fatta. Il tombino segreto. Oddio. Oddio. Maestro, wow. Sto scendendo. Esatto, sta per diventare un grande essere. Bloodborne inizia ora. Hai visto che è successo? Ero piantato. Sì, no, sei full screen. Sei full screen. Nulla rovina nulla, è nelle tue mani. È il tuo destino, è la tua... Scusa, guardo un'ultima volta sto cazzo di tombino di merda. Ma certo, ma odioso. Certo. Odioso. Alla fine, quello che non trovi in New Game, lo trovi in New Game Plus. È un cazzo di tombino di merda. E Brietas l'hai trovata, sei stato bravissimo. Era più semplice, secondo me, sta roba. Perché questo è un tombino e quindi è... Boh. Potrebbe essere dalle fogne l'accesso. Potrebbe essere dalle fogne, sì. Cioè, io se fossi mo qui da solo mi metterei a riesplorare tutte quante le fogne da capo. Certo. No, ragazzi, non lo voglio l'indizio, non me ne vogliate, ma... No. Non si sa mai, magari lo trovo a un certo punto. Magari no, allora... La chiave del coro è più difficile da trovare. La chiave del coro ci è arrivato praticamente random. Sì, però è molto ben nascosta. Sei stato bravo a sgamare quel saltino, quella grata rotta. Perché senza quella grata rotta tutto upper si perde, Basta una grata in meno e upper Cathedral World era New Game Plus. Io non lo definirei più difficile. Lo definirei pari merito. Però. Ok. Ma è perso per sempre questo, cioè al momento attuale? Se ti do un indizio vuol dire che non è perso per sempre, ti posso garantire che è perso per sempre, senza indizio. Oh, ok. Te lo garantisco. Ok, cioè, okay. Da videogiocatore, da amico, non è che c'è so. Un sottopassaggio del cazzo. Se ci fosse un sottopassaggio non avrei mai detto quelle parole. Qui? Non te l'avrei mai detto. Vabbè. Che non ti avrei mai detto non lo troverai. Va bene.
Intanto giro NPC, intanto. Abbiamo detto. Allora, mancano quelli di Cathedral Vordos, manca allora, cioè quelli, abbiamo... manca la prostituta, poi manca Josefka e abbiamo controllato. Qual è fammi tu la lista e Alfred. Io faccio integrazione. Alfred, ok. Lost in Action per ora. Quelli del DLC? Ma va non bene. Li interpellerei. Simon si chiama, sì, quello ancora non... Due, c'è anche il tizio anonimo della chiesa che suona la campana che non sento. E allora c'è anche il terzo che, se ti ricordi persino di loro, te lo aggiungo, c'è il terzo che è quello che sbatteva la testa in prigione. Giusto. Va bene, vai. Ci sono altri NPC. Beh, quelli della chiesa sono ovviamente. L'anziana, il cannibale. Sono morti tutti tranne il cannibale. Esatto, il beggar rosso, sono morti. Poi c'era Arianna, Adella, ok. Siamo già a 9. C'è altro? Che ti viene in mente? Ti posso dire che te ne mancano 2. La cacciatrice? Bravo, Eileen. Bravo. Di Yharnam te ne manca 1. E quello puoi invocare il mio aiuto, perché sono qua per questo. Sto pensando. È piuttosto quello, perché... è senza conseguenze, mettiamola così, non è esattamente mister. No, non mi viene in mente. Se ti faccio ti aiuto? Sì. Gilbert. Il malato. È ancora vivo, perché mi ha dato il lanciafiamme. Non ti ho detto, non so se è ancora vivo, ti dico che esiste. È vero. Sì. Ti dico che esiste, sì. E poi ovviamente la bimba, però quella purtroppo ha smesso di rispondere alla finestra. Ragazzi, scusate, intanto sta avvenendo una discussione in chat, chiaramente capirete bene che non è la run democratica di Sidonia e Sabaku, ma la run di Sidonia e Sabaku e basta, e quindi non andandomi l'indizio non lo faremo, anche se c'è qualcuno che vorrebbe che io chiedessi. Ragazzi, deve andare a lui. Mi spiace, scusatemi. Lo so, alcuni di voi vorrebbero vedermi fare questa cosa, ma essendo che non è la run democratica, ma appunto la mia run con Mike, non mi va. Non voglio l'indizio. Non ora per ora. Il premio che sta ricevendo esiste in forma di lista di NPC, eh? Comunque... Allora, intanto andiamo a Cathedral World. Sì, giusto. Da Josefka c'era il pianto di un bambino, l'ho sentito, Mori Yogo, ma mica solo da Josefka, cioè... Eccoci qua. Scarpe di Arianna, ah sì? Aha. Ma... cioè si possono mettere? Non credo, e invece sì. E che sono senza pantaloni in quel caso? No, ok, beh. No. Pantaloncini. No, però, boxeroni, sì. Va bene. Le leggo. Ovviamente comunque è morta anche lei, ma per la sorpresa di nessuno. Tanto mi metto i pantaloni. Decisamente. Scarpe indossate da Arianna, prostituta di Cathedral World. Innocenti e carine, l'esatto contrario della loro proprietaria. Purtroppo questo è il morto che quindi ci dà meno informazioni di tutti. Purtroppo sì, è vero. Ripete qualcosa che già conoscevamo ampiamente. Sentiamo che ha da dire il nostro cannibale. Oh, you again. Perfect timing. I've got some more. See? Oh my. You just can't get enough. Oh no, I understand. I'm the very same. Oh, hello again. I really do owe you a terrible lot. Finding me such a nice place to live. This is a smashing place. It's everything Yharnam ever had and more. Che bravo ragazzo. Provo a fare quick exit. Voglio vedere se dopo che l'ho interpellato a morte dell'ultimo ci sta. NPC, bravissimo. No, magari no, mi attacca per esempio perché vuole mangiare. Senti, Soul's State of Mind, mi piace. Vediamo.
No, non lo ucciderò ancora, amici. Voglio vedere se fasa, e anche se non dovesse fasare adesso, aspetterei un po' prima di ucciderlo. Voglio vedere cosa fa. A questo punto stiamo facendo la sua questa al prezzo di tutte le altre, però tanto c'è il New Game Plus. Esatto, bisogna vedere se c'è ancora qualche È sopravvissuto. andato via. Oh, è andato via. C'avevo Non è più ragione. qui, è fasato. Chissà dove. È andato via, non c'è più nessuno. E se fosse andato ora da Josefka? Tipo Ah, per carino. mangiarla? Magari sfonda la porta, è una bellissima idea in realtà. Incazzato perché usa le pastiglie, vi O piace? magari ha completato la sua quest e basta. Anche questo è possibile. Sono tutti ragionamenti che sto apprezzando col cuore che batte. Bellissimo. Cioè, lui in teoria va a cercare altre prede, a mangiare ancora. Però, oddio, Momo si mangia Alfred. Andiamo a vedere in luoghi che magari. Ma quello? Oh, ma salve! Oddio, che cazzo di paura, vaffanculo! Ma quello? Ma mica è lui, può essere. Che cazzo è questo? Ma non siamo agli Argul. Eh no. Eh no. Guarda un po'. Ma c'era prima? Non lo so, non ho guardato qua. Lui non sembra proprio tipo da diventare un grande essere, Direi proprio di no, però mi sto chiedendo se prima c'era questo coso. eh. Guarda, puoi avere una risposta. Entra a Cathedral World. Come Prosegui e gira a destra no? appena puoi Certo, così uscire. me lo trovo davanti adesso. Esatto. Ah, ma Bravo. certo! Ma Bravo. certo, è che solo che ora è visibile. Esatto. Quindi il rituale occultava anche i grandi esseri, e per questo che non li vedevo la prima volta che ero agli Esattamente. Argul. Cazzo! Sì. Sono Sì. sempre stati lì. Anche loro. Bravo. Esatto. Alla morte di Rom, non solo la Luna Rossa è stata svelata, ma i grandi esseri, sempre in agguato, Sì. ora sono visibili a occhio nudo. Porca troia. Figata, sto godendo, non mi aspettavo di fare tutto questo No, è collegamento di cose lasciate bellissimo. indietro. È bellissimo. Allora, sto pensando. Ok. Dove è andato Franco? Non ci sono altre entità da mangiare. C'era il sacco di botte? No, forse no. Ciao. Ok. Non saprei dove potrebbe. Questo che cazzo è? Era il Ah cancello. no, 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 non farlo. No, ma è bello il giro Ci che stai vediamo a fine facendo. live, ragazzi, eh. Ciao. Troppi consigli, troppe cose che farebbero arrabbiare il maestro. Facciamo come l'altra diretta, che è stato anche più divertente per me. Ah, è piaciuta a tanti in realtà. Anche Allora, io quell'umore. direi che potremmo provare di nuovo Ormai. Josefka. Potremmo provare di nuovo Josefka. Lui da qualche parte è fasato. Qualche parte è fasato. Proviamo Josefka. Quanti altri umani ci sono?
Manca un NPC, Mike. Quello della Lega. Sì, è vero, però quello. Quello diciamo che non è di Yharnam. Okay. Io ti volevo guidare in quest'area, però sì, hai ragionissima. No. Eh no, purtroppo no, ma ti assicuro che trovare la porta sfondata col beggar incazzato era molto figa come idea. Molto figa. Mi è piaciuto molto. Ho sperato tantissimo, regà. Ho detto, mo faccio così, rompo la finestra, succede qualcosa. L'Elden Ringata. No, eh? Bellissima idea, ma no. Bella, 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 bella. Che bella idea, che bella idea, che bella serata. Allora, vediamo un Alfred. Po'. Alfred, sì, Alfred, l'ultima volta che l'hai visto. Potrebbe era... essere andato a caccia di altri NPC, secondo me. Possibile. C'è Gilbert, per esempio. Gilbert, Alfred... Sì, dobbiamo fare anche Gilbert. Faccio... Allora... Amelia è mortissima. Purtroppo, quindi... purtroppo per... Allora, sto pensando... Alfred per era trovarlo... all'ingresso dei boschi. All'ingresso dei boschi, giusto. A sinistra da Cathedral World. Poi c'è cioè, scusate, dalla grande cattedrale vado tutto a sinistra? No. Perché sì, dalla, sinistra... grande, allora, dalla grande cattedrale se scendi poi vai alla piazzona, sì. Dove c'era il primo prato fiorito? Primo mangiacervelli? Diciamo che quella è l'ambiente intorno, però sì. Se no vado al bosco e torno indietro. Che ne dici? Sì, va lanterna bene, dei certo. Boschi proibiti e vado all'indietro. E vai indietro? Sì. Ok, ok, ci sta. Allora, a sto punto siamo pure vicini a... Sì. Legamon. A Legamon. Guardalo. Al Salvins. How goes your hunt? Do not forget the League's mission. To cooperate with Confederates. Find vermin and stamp them out. Ok, adesso sta qua, ti dice oh, bravo. Io sto godendo a fare sto giro NPC, io non so se voi vi state divertendo, ma io mi rendo conto che ci sia molta poca azione in questo momento, ma ormai è cominciato il giro. Ma in realtà c'è molta azione, eh? Questa è un'azione mentale all'indietro, da post-fase, che... anzi, è mancata la prima volta perché eri completamente assorbito dal rituale. Sì. Popom, popom, popom. Cos'hai? Darmi? Che cazzo vuoi? Sto andando indietro, no? Sì. Stiamo facendo il backtraccone 1. Questo è un backtraccone a metà perché è il passaggio segreto del backtraccone. Quindi è l'altra salita. Bravo. Fai il fanculo, amico mio. Fai il fanculo. Lì però c'è solo l'oggetto. Come si risaliva ancora? Non me lo arricordo. Giusto, torna indietro, c'è il bivio. Stavolta vai a sinistra e sali. Come stavo? C'è il bivio. Continua. L'ho vista prima, pensavo fosse la strada opzionale, ma in realtà era quella. E invece era al contrario, esatto. Ma sei comunque nella strada giusta. Tipo... Tu, Mike, ti voglio chiedere una curiosità. Ci ho pensato spesso in questi anni e non te l'ho mai detto. Ti prego. Tu, quando corri nei Souls, sì. La muovi con l'indice la telecamera? Ti capita come mai? Come fai a saperlo? Perché lo faccio anch'io e voglio capire se sono stupido. Cioè, a me capita per voler fare corsa allora... con camera... Che io faccia lo allora, bravissimo. In cam questo. In realtà, anche durante le boss fight lo faccio spesso. No, si fa sempre. Si fa sempre. Il fatto è che senza gatekeeping, ma i gamer avanzati lo fanno. Si chiama Claw. È quello che ci ha insegnato a fare la PvP su Monster Hunter. E la PSP su Monster Hunter. Ok. Si chiama Claw Grip. Ok. Sì, bravissimo. Lo It's faccio spesso done. Perché ovviamente se no non puoi premere cerchio e correre insieme. Esatto, quindi, no, cioè scusami, premere il cerchio e togliere, cioè, e cambiare la visuale insieme. È così, si fa così. Sì. Clue unlocked, esatto, ragazzi.
Esattamente. Allora, qui ho visto tutte le strade. Qui sì, no, tranquillo, qua ti aiuto io. Qua è solo una discesa, hai fatto tutto qua. Okay. In questa fase del bosco, in questo inizio, sì. Pitu pitu. Turururu tutto tutto toro. Tontoro. È il password. The password. The password. Era qua. Eccolo qui. Eccolo qua. Lo è ancora, ma non c'è nessun Cannibalazium Z. Oh, good to see you safe. Ciao Solera. Now, let's think up something to discuss. Just tell me what piques your interest. Non no, ha nuovi dialoghi, ma vi dispiace se li riascolto tutti e tre ora con la coscienza del world building cambierà maggiorata. Tantissimo. Ecco. As you know, the Healing Church is the fountainhead of blood healing. Certo. Well, I'm a simple hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution, but I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral. And that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing, and the church is willing, you should pay them a visit. L'ho fatto. Bergenworth is an old place of learning, and the tomb of the gods, carved out below Yharnam, should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Bergenworth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. This led to the founding of the Healing Church and the establishment of blood healing. In this sense, everything sacred in Yharnam can be traced back to Bergenworth. But today, the college lies in the entangled wood. No, dico proprio il ricettacolo. And furthermore, the Healing Church has declared Bergenworth forbidden ground. It's unclear. Ce l'hanno trovata sotto Yharnam, però vabbè, è un po' generico. But only they know the password that allows passage through the gate. E movi le sangue. Time, Master Ligarius led his executioners to Cainhurst Castle to cleanse it of the vile bloods. But all did not go well. And Master Ligarius became a blessed anchor, guarding us from evil. Tragic, tragic times. That Master Ligarius should be abandoned in the accursed domain of the vile bloods. I must free him so that he may be properly. Mi ricordavo. Mi ricordavo bene questo dialogo, ma insomma. I bid you farewell. It has tu, been io non ti posso far vedere niente. Oddio. No, ma tu sei fan di Master Ligarius. Sì, lui non è particolarmente interessato cioè, ai grandi esseri. Vedere. No, più che altro stavo pensando agli abiti, ma che ti faccio vedere. Bergenworth non penso ti interessi più di tanto. Lui è no, lui è molto fissatino. Lui ha la runa addosso, lo noto adesso. Sì, bravo. Sì, lui è incazzatino, però è fortissimo. Però... la runa e un vestito peraltro che non riconosco, cioè non l'ho mai droppato. Vero, 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 vero. Ma ok. È il mio gatto che sto facendo. Sì, forse sì. Sento miagolare. Non capisco se sono i suoni di sfondo di Bloodborne oppure no. Sì. È proprio qua, Sigma, è qua dentro. Allora. Dove cazzo sto andando? Allora, Alfred l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto anche l'uomo lì. Dove si è nascosto, Mario? Possiamo provare ad andare dove l'abbiamo trovato la prima volta, a sto punto, già che stiamo vicini? Era da qualche parte nel bosco, però. Cercavi? Sto cercando Annibale il cannibale. Dici NPC nel bosco? Sì. Non l'abbiamo trovato nel bosco? No, mi sono perso il soggetto, perdonami. Il cannibale. Ah, sì, nel mulino, sì. Era nel bosco il cannibale, vero? Sì, in cima al mulino, sì.
Mi manca lì, Josefka l'abbiamo vista. Dove c'è? Cioè, però... Allora, il mulino. Che cazzo di altro può mangiare? Il tizio che ci ha dato la tonsilla? Quello era praticamente Patches. Praticamente Patches, giusto? Sì. E l'abbiamo ritrovato quello che nell'incubo. Poi nell'incubo. Sì, però sì. Dico, non l'abbiamo mai reinterpellato. Mai. Qui nella sua versione puoi farlo. Umana. Sei libero. Allora, quello che puoi fare è andare al mulino. Il mulino lo trovi con lo shortcut alla lanterna. La casa dentro nel villaggio Salvini. Con la trappola. No, quello me lo ricordo. Però invece il mulino lo faccio con Salvini. Sbaglio? Esatto. No, è giusto. È giusto. In via dei Salvini. Beh, è giustissimo. È corretto. Poi cosa manca? Altri posti dove può essere andato? Non mi vengono in mente. Cioè, oddio, potrebbe sempre... essere dappertutto, però. Cioè... Il sempre povero Gilbert. E... Ah, giusto, Gilbert. Forse dovrei controllare prima Gilbert, allora. No, guarda, l'ordine è differente. Scegli sicuro? Tu. Ti prometto che è indifferente. Vabbè. Questo non significa che ci sia o non ci sia, ma... Gilbert è più probabile perché è Yharnam. Però non è neanche sbagliato il bosco, perché il bosco è dove l'hai trovato. Per il resto, altri NPC commestibili, a parte Eileen, non ci sono. Certo, il beggar che cerca di mangiare... Ma no. Una cacciatrice fa una fine molto brutta. Eileen non l'hai trovata. Non l'ho più trovata lei. Però non mi sono posto il problema, perché sembrava fasare e andare avanti. È vero, è vero. Non mi ricordo dove cazzo stava. Diciamo che tu hai un indizio bonus. Lo puoi sfruttare su quello che vuoi. Un indizio bonus? No. Per ora... Sto solo cercando di rimappare mentalmente. Ma è giusto, ma scherzi. È alle spalle il mulino. Aspetta, che sto guardando. Bravissimo, quella è la zona. Quella è via dei petroli? No, quella è via delle ombre. Ah, giusto. Dove sono le ombre di Yharnam. Allora, alle spalle il mulino. Lì dove sei arrivato? Da qui sono arrivato. E quindi andare di qua? No. Sì, ma non verso il baratro. Quindi scendi. Ah, ok, devo scendere. Okay, spalle, esatto. Così. Esatto. Sì, mi è capito più 8. Ora siamo potentissimi qui. Non c'è niente. Non andare da nessuna parte. Allora, ok, lui l'ho trovato salendo. Aspetta, sì. C'era questa strada? Che è l'altro shortcut? Che non so se hai mai attivato, in effetti. No. È vero, questo shortcut non l'hai mai attivato. E dove cazzo è questo? È più verso Via delle Ombre. Non è qualcosa di incredibilmente segreto, ma ti permette di incrociare di andare, ancora meglio. Sì, praticamente fare mappa 3D in momento. Mappa 3D in momento, esatto. Un tempo eri pericoloso. È vero. Forge. Non c'è niente. Andiamo prima dove si trovava lui. Vediamo se magari è tornato qui. Poi manca l'amico Fritz. Esatto, il paccino. Minchia. Era incazzato nero, raga, scusate. Era veramente molto arrabbiato. Era veramente incazzato nero. Il Frades. Arrabbiatissimo. Mi ha proprio scombato il culetto.
Tra l'altro ho perso 40 euro. Dai, li prendi. Se non ti butti dall'ascensore nel momento sbagliato, li prendi. Cosa che comunque può sempre succedere. Sempre. È un Souls. Pippo, pippo. Facciamo il pippo, il pappo. Ecco qua. No, 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 ti prego. Ti prego. Ho degli euro, ne ho bisogno. Bravo. E basta, hai rotto il cazzo! Oh! Esatto, sei sempre lontano dal morbo del sottovaluto. Sì, sì. Ho fatto proprio un ampissimo morbo del sottovaluto, mi stava scopando a nastro. Antidoto, non ce n'ho più. Vabbè. C'ho il veneno addosso, non mi fa impazzire come cosa. Facciamo così. Fottiti, fottiti, fottiti. Molto più sicuro farlo con la Moonraito. Ok. Ecco i miei euro. Desidero vendetta. E vivo. La cazzo di torcia usata come pistola, Saidonia. Fa parte dell'incubo. Prendiamo le scale. Non era qui, non c'era un butto qua. Ah, guarda Birkenwertona. Esatto, esatto, guarda che la riconosci. Sì, sì, ma l'avevamo già vista e avevo già ipotizzato, se ti ricordi, allora. Certo che fosse Birkenwert. Che fosse Birkenwert, sì. Lo era. Assolutamente, ricordo, ricordo molto bene. Pippu. Esatto, stai andando verso l'originale location, bravo. Giusto. È giusto, è giusto, è giusto, ti guido, sì, sì. Stai andando bene. Ecco qua, c'era questa, giusto. Esatto, lo trovi qua. Non sembra esserci però. Purtroppo no, solo i corpi di chi stava mangiando originariamente. Too bad, ottima idea though. Anche se non aveva interesse, perché giustamente c'erano solo corpi, quindi lui... No, lo so, non... che era un tentativo disperato. Però un bel tentativo. E andrei adesso verso il Petchos. Da qui dovremmo farcela facile, basta scendere ancora, no? Sì, 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 si fa la strada a ritroso, lì lo trovi. Andiamo verso il Petchos. Superi Petrolio City e via. Giusto, giusto. Qui mi è sempre sembrato che ci fossero dei bizzarri butti, ma... In teoria nulla di diverso. No, ma li hai già fatti, tra l'altro. Non sono bizzarri, sono butti normali. Hai trovato il cannone, hai trovato le cosine, sei al top. Perché lì c'è la finestra iniziale. No, no, allora sto a posto. Va bene, quindi. Per uscire dal mulino Godino... Scendo direttamente giù. Ci sta. Vado direttamente giù. Esatto, esci dall'entrata. Che non è quella. Che non è questa? Questa credo che sia l'uscita. Okay. Non l'entrata. Adesso ti ho nello schermino piccolo, ma credo che sia l'uscita. Quindi devi... Devo tornare su? Qua non c'è niente. Vedere. Beh, quella non è l'entrata del mulino, quindi in realtà stai effettivamente uscendo. Ma puoi anche usare un ricordo e teletrasportarti in un ambiente più
È che sto cercando di nuovo di orientarmi qui dentro, capito? Questa è l'entrata. Bravissimo. Questa è l'entrata. Qua esatto, qua c'è carbone. E qui c'è la città di merda. Eccola, esatto, qui il villaggetto, esatto. Perfetto, andando avanti. Vicino alle gabbie dei cani troverai i patches. La lanternina. Qui c'è tutta la gente. Se non altro riusciamo a esplorarlo molto meglio. Per via... Eh sì. Del nostro strapotere. Scusate, mi tolgo dal cazzo. Allora, non è qua, è più avanti. È fottuti. Devo andare avanti in realtà. Ora no, versione sbagliata. Quello è il mulino. Quello è il mulino. Aiuto. Sto cazzo di posto di merda. Ok. Tranquillo, sono con te. Lui non è più con noi invece. Godo. Aiuto. Quello è il... Ma non sono venuto da qua, Mike. Ah no, no. Non sono per niente. Non tranquillo, vedo. Tranquillo. Non succede niente. È buio. È irto di pericoli. Qui sono hai... Per niente venuto da qui. Bravo, okay. Shortcut verso casa. Così, vaffanculo. Bravissimo. Ci sei quasi. Ci sei quasi. C'era la trappola. E ammazzali. No, sì, voglio pulire perché sennò non mi oriento per niente. Se questi continuano a cagare il cazzo. No, fottiti. Gran Godismo 7. Allora. No, petrolio. No, questo è petrolio. Ce la farò, Mike. Tu abbi fede, ok? Io sono qui a fare la make contact emote, non credo, però. Sto così, sto proprio. Vai, qui dove sei arrivato poco fa. Ma chi è che parla? È qualche poraccio armato. Ma dove cazzo stava questo? Tranquillo, appena lo troverò. No, questo ti aiuto volentieri. Semplicemente ora stai muovendoti bene e devi comunque pulire, quindi. Sì. Non era qui dentro. It's evident. C'è un altro tizio, quindi evidentemente qua dietro non sono passato. Perquisisce il cadavere. Qua dentro non sembra esserci. Sembra esserci nulla, non c'è nessuno. Stai facendo un riesploro praticamente. Ah sì. Però non sto trovando Franco. È dall'altra parte, Franco. Ad andare avanti e indietro.
Oddio. Non credo. Vabbè, vabbè. Potrebbe essere andato. Tu stai cercando Patches, no? Certo, sto cercando Lumia. Ok, ok. Vedi, quella è la porta principale. Qua gira a destra. Questa è sì, giusto. E ci sei. Ci sei praticamente subito. Perché era in alto? Sì, ecco. Ah, eccolo là, Dio. Easy. Finalmente. Andato. Quindi in pratica si potrebbe dire, hai comunque scoperto una cosa importante. Patches lo stava possedendo praticamente attraverso gli incubi o chissà cosa. Infatti sembrava un popolano qualunque guardandolo qua. E tra l'altro non ti trattava male. Non ti trattava male, ti trattava benissimo, ti faceva i complimenti, il pezzo di merda. In realtà era solo un pazzo. No, ma sei stato bravissimo a volerlo cercare. In teoria manca solo Eileen e Gilbert. Infatti adesso penso che potremmo fare direttamente marchio. Facciamo marchio. E il Gilbert sai dov'è? Eileen no. Eileen non mi metterei neanche a cercarlo. Cioè a cercarla, scusami. Ci sta. Perché potrebbe essere pensi... una zona nuova in quanto cacciatrice. È vero, è vero. È vero. Chissà se ha, se ha accesso anche lei agli incubi. Potrebbe. Dici che la ritrovi nel DLC? No. No, no. Nel DLC no. Cioè sarebbe... From mettere vecchi NPC nel... Non lo so. In un DLC, meh. Mo. Marchiello. Marchiello. Non ci sono altri NPC in questo posto? No. Altri NPC no, li hai trovati, tutti. Lui, Patches, se n'è andato. E però allora il cannibale dov'è? Il cannibale dov'è? Allora, sul cannibale puoi anche usare lì l'indizio bonus. Tu hai un indizio bonus, te lo sei guadagnato per... Aspetta, tutto, manca tutto Gilbert ciò che ancora. Facciamo prima Gilbert, ok? Sì, sì. Proviamoci poi, se no ne parliamo. Va bene, va bene. Tu hai un indizio bonus su quello che vuoi. Te lo sei sbloccato come premio. Non è possibile che sia fasato e sia sparito. Allora, Gilbert, cosa facciamo? Yharnam centrale? È letteralmente nella finestra di Yharnam centrale. Ma era lui? No. Però non c'era prima. Bravo. Eh sì. Era lui. Era lui. Era lui. Bravo. Era lui. Poverino. Poverino, vero? Ha droppato l'artiglio, ma mi sa nella versione potenziata. Sì. Rinforza gli attacchi cruenti del 20%. Mica male. Mica male. Mica male, cazzo. Mica male. Però no. Però alla fine questo giro è servito perché lui te lo sei tolto. Quindi. Allora, puoi chiedermi... il tuo indizio è bonus. Quindi in questo new game puoi chiedermi quello che vuoi su un dettaglio. Che può essere Eileen, può essere il nostro cannibale, può essere quello che vuoi. Mi sento sconfitto. Capisco la sensazione, ma in realtà non sentirti così. Te lo dico da Vett, te lo dico da Maestro, te lo dico da Michele, non sei sconfitto. Non ho trovato né l'ingresso pazzo di Josefka, né il cannibale dove è finito. Vabbè, ho trovato questa NPC. Sì, nel gioco dei segreti, ti ripeto, hai trovato Ebrietas, hai trovato la frontiera dell'incubo. Guarda che... No, sconfitto per niente. Però hai un indizio, puoi scegliere tu su cosa. Puoi giocare. È sempre valido il niente, eh? Però se ne vuoi uno, uno lo avrai. Promesso.
No. Ci sto. D'altronde è comunque il trivio davanti a te. Se non vuoi nulla sì di niente, tutto esiste in un futuro e nulla si perde. Nulla. Ed tra l'altro comunque una scelta che capisco così visceralmente, figurati. La capisco e come. Ma quel bonus esiste. Te lo sei guadagnato comunque. Se... Dimmi. Ci ripenso. Sì, avrei comunque il bonus. Ok. Stavo facendo una battuta su Baldur's Gate. Guarda, hai sbloccato un punto a consumo, un punto intuizione che puoi acquistare quando vuoi. Non, per ora no, non me la sento, sinceramente. Cioè, non lo perdi, non è usa ora e non più. Non mi sento meritevole. Lo sei stato, in realtà. Lo sei stato, altrimenti non te lo darei. Non ho, cioè, sinceramente, io mi fido di te. Probabilmente il percorso per Yosefka non lo troverò mai. Però è vero. Il cannibale pensavo di trovarlo. E credimi, non sei sconfitto. Fidati di me su questo. Posso dirti, ah cavolo, non hai trovato il piccolo shortcuttino dell'ascensore, ma tanto non è importante. Posso dirti, cazzo, stiamo attenti a dove potrebbe trovarsi un giorno Eileen qualora non la becchiamo. Ma qua ti posso dire, non sei sconfitto e meriti il tuo punto intuizione, quindi non ti preoccupare. Anzi, nessuno che conosce Bloodborne ti definirà sconfitto. Vabbè. Nessuno. Mensi siamo. Oh, mensi siamo, then. Allora, non qui, magari è la terza. E dobbiamo fare Piazza dell'Avvento. Non ho dimenticato altri NPC, però. No, garantisco. Abbiamo fatto una lista completa. Abbiamo fatto una bella lista. Godendo. Rimettiamo però la mannaia, perché non sappiamo cosa ci possa essere. Sì, giustamente la mia chat mi dice Wilhelm. È vero, sì, è vero. Vabbè, non penso che il cannibale sia da Wilhelm, sinceramente. No, non credo. Lui... Però è vero, però Wilhelm è là. È vero. Ha un altro dei tizi ingabbiati. Ah, sono tantissimi. Ah, che bello. Questa stanza mi ha dato un figa. Nome? No, cioè non... No. Ok. No. Magari me l'ero perso. No, questo è il centro di Harbour. Già, meglio, è la... La struttura, sì. L'headquarter di Mensis. Se sono tutti così. Già. Sono più adulti degli altri? Sì. Ah no, guarda. Non tutti, alcuni. Sì, però stavolta è proprio anche pieno di adulti. Stavolta sì. Non tutti, ma sì. Poi guarda, ce n'è uno... Che posso esaminare innanzitutto? Centrale a tutti lui, centrale sì. A tutti, sembra. Tra l'altro è l'unico completamente vestito. Sì, sì, no, come se fosse tipo un professore, però. Un tizio importante. Sì. O comunque qualcuno che ha. Oh! Un teleport? No. Oh, sì! Dove siamo? Questo è in di un nuovo luogo. Birkenwerth. Sei in un luogo che hai citato, sì. Sembrerebbe Birkenwerth, ci sono gli occhi qua dentro. Vediamo un po' che mi dice sta lanterna. Io posso fare sta... Vabbè, tanto apriamo, certo, la porta. Certo che puoi. Volevo vedere come si chiama la lanterna, ma magari uscendo da questa porta scopriamo subito dove siamo. Ok, siamo a Birkenwerth, ragazzi, c'è verso, ci sono gli stessi... Però siamo di nuovo nella Birkenwerth che galleggia. Sì? Lo abbiamo fatto interagendo con questo cadavere, con questa mummia. Quindi è un'altra sezione... Madonna!
E quindi qui potrebbe esserci un altro collegamento con l'incubo di Amigdala. Capito? Connecting the dots. Bravo, 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 bravo. Ciao. C'è una porta. Se il sopra dell'Aula Magna, è certo. E l'avevamo anche visto il sopra dell'Aula Magna e mi chiedevo come ci si va e non Bravo. L'ho mai visto, perché è proprio era, un altro teleport. Bravo, sì. Sei al piano superiore. Chissà se c'è anche un'altra versione. C'è una nota lì. Cioè, se c'è un'altra versione dell'incubo, quello avanzato. Maestro Willem aveva ragione. L'evoluzione senza coraggio sarebbe la rovina della nostra razza. Me la leggi in giappo? Allora, te la pesco subito, però puoi intanto leggerla in italiano che funziona. Ok, te l'ho già letta. Maestro William aveva ragione. L'evoluzione senza coraggio sarebbe stata la rovina, sarebbe la rovina della nostra razza. Che cosa intende per evoluzione? Allora, in italiano, in occidentale... intende qualcosa che tu hai già compreso molto bene. Immaginavo, cioè il cambiamento, certo, dell'essere umano attraverso l'acquisizione di Eghi. Sì, se evolvi senza sapere un cazzo diventi una belva della minchia. Che merda, invece vuoi diventare una lumaca, no? Ecco, esatto, cioè. Il fatto è questo. È comunque tradotta da persone con poca intuizione. No, va bene. Perché dice il professor Wilhelm ha ragione. La miserabile evoluzione è la corruzione dell'essere umano. La miserabile evoluzione. Quindi non c'è il coraggio di mezzo. Loro hanno tradotto in realtà in maniera molto lineare e corretta nei confronti di Bloodborne as a whole, perché il contesto è quello, ma è diverso. Perché appunto il coraggio hanno invertito. Però vabbè, il significato alla fine è bene o male lo stesso. Mi sto però non qualcosa. Serve, cioè, però il coraggio non è... Cioè, in questo caso è il coraggio della conoscenza, è il, cioè, la miserabile evoluzione e la corruzione. Ma non è che ti serve coraggio. E qui ti viene proprio no, messo... No, serve conoscenza. Esatto, cioè quello qui ti spiegano in maniera... in giapponese più comprensibile, in italiano è fraintendibilissimo. Qua ti vuol far capire... che Willem non voleva metamorfosi. No, vabbè, ma cioè lui, come hai visto dalle varie intro che abbiamo fatto, l'avevo già intuito. Lui aveva timore di andare, esatto, oltre l'uomo. Willem non è come purtroppo questa fa intendere, e tutti noi abbiamo compreso sicuramente anche a causa della sua figura sul lago. Willem non si è mai contraddetto. Willem non ha voglia di usare il sangue in generale. Non è che dice belli grandi esseri, schifo le belve. No, lui dice restate uomini. E anzi, uomini che hanno timore del sangue e che ne ricordano la pericolosità. E il fatto che la vita sia derivativa. Va bene. A questo punto... Ah, non c'è la porta però, aspetta. Quanto devo fare muro dalla lanterna per essere sicuro di non perdermi niente. Ho rotto. Caccia i grandi esseri. Caccia i grandi esseri. Strana cosa da dire, figliolo. Caccia i grandi esseri. Caccia i grandi esseri. Qualcuno qui ha scritto questa frase due volte. E non è molto Willem questa cosa, però, Mike. Ma era dentro la gabbia e l'ho letta solo sfondandola? O era accanto? No, forse era accanto. Accanto, sì. Le
controllo che non vi sia nulla dentro questa stanza prima di andare avanti. Quindi qualcuno a Birgenwert ha scritto direttamente di cacciare i grandi esseri alla faccia dell'avere paura del sangue. Beh, del resto il tradimento da qualche parte sarà arrivato. Ti direi che per ora il tradimento ha questo sapore qui. Cioè di una Birgenwert che non voleva più essere spettatrice ma protagonista. C'è un'altra porta. Un'altra aula come quella che avevamo già visto. Sappiate che riesplorerò tutta l'area poi da zero, perché sono mille porte e ho paura di perdermene una sotto gli occhi, come mi è successo spesso, tra l'altro. Che cazzo. Lì. E loro sputano tanto. In teoria girando di qua, eccolo lì. Interrotto, godissimo. L'oggetto che vedevo era questo, mi sa. Questi proiettili di mercurio e quello che ho preso prima, diciamo. No, in realtà no, mi sa che i proiettili di mercurio sono droppati dal tizio. Un'altra porta che adesso prendo. Ma quello? Perché uno plumeriano qui? Con le fiamme poi? Bell'attacco, frate. Complimenti. Loro sono proprio i troll di Elden Ring, eh? Sì. C'è una botola, Mike. Non ora, però. Prima le porte. Oh mio Dio. Ma non ci sono già stato qua sopra, scusa. Non è il posto, è la nota. No. Fine, ok. Comunione. Un'altra, la terza? Dovrebbero essere tre comunioni, no? Sì, è così. L'aumenta più 4. Ammazza. Capito? Non è male, eh. Non è male. E qui posso tornare indietro. C'era un'altra porta? Prima della botola? Sì, quella lì. Due. Ah, questa mi sa di incubo. Guarda che fumo che esce da qui.
Apri la porta. Mio Dio, di nuovo. Capito. Apri la porta sull'esterno. No, non ancora allora. Bravo. La facciamo per ultima questa cosa. Esplora. Cos'è? Un'altra nota. La presenza della luna senza nome, richiamata da Lawrence e dei... La presenza della luna senza nome, richiamata da Lawrence e dai suoi compagni. Sangue smunto. È la luna senza nome il sangue smunto? È la luna pallida? In giapponese è il mostro della luna di Lawrence e compagni. Sangue pallido. Cazzo, è ancora più sintetica e specifica, sai? Mi sa che abbiamo capito che il sangue smunto è la luna. Qualcosa. È la luna senza nome. È la luna senza nome. Quindi per definizione quella non rossa. E quindi potrebbe essere quella pallida. Mm. O forse un'altra ancora. E non solo. Questa è però ci sta smunto e pallido, quindi. Sì, ci sta da Dio. E non solo. Hai due risposte. Pale blood mi avevi detto che era, no? Esatto, sì. Tu hai una doppia rivelazione. Uno, cos'è il sangue smunto? Due, chi l'ha chiamato? Però. Mike, mm-hmm. Se è la luna pallida, Lawrence sì. Era insieme a German? È un altro dei primi cacciatori, allora. Questo Lawrence, manine zozzine. Allora, Lawrence era uno studente, anzi studioso e maestro, sì. della scuola di Birkenworth. Mm-hmm. Tradisce Willem. E poi... chiama la luna, perché non penso proprio che abbia chiamato la luna pallida con Willem. Willem non l'avrebbe voluto mai, sei d'accordo? No, ma che? Ma figurati. Quindi forse il tradimento è proprio questo. Cioè il tradimento è cercare di ottenere udienza con la luna senza nome. E hai fatto un ottimo collegamento con German, è vero. Quindi Lawrence potrebbe essere un altro dei primi cacciatori. Però ricordati che Lawrence... non solo Shenya, ma anche le note del gioco lo chiamano mastro, quindi è importante. È un maestro, era un maestro mm-hmm. della scuola di Birkenworth, sì, però poi dopo potrebbe anche essere uno di coloro che ha dato origine alla caccia moderna. Non necessariamente, però, ha cacciato anche lui. Merda. Ci siamo. Una cosa che avevo sospettato da un po', Vero. Però quindi, adesso è finalmente quindi, nota sul tavolo. Però, fermo. Voglio aggiungere Dimmi. Un'altra cosa. Ti prego. Quindi la caccia inizia e finisce con la stessa cosa. Ha senso, la caccia trovo. Moderna inizia con il sangue smunto che, essendo ritrovato, farebbe finire la mia di caccia. Capito. Ma certo. Cazzo. Aspetta. Trascendi la caccia. Questa è una perché scena... se trovo il sangue smunto non sono più un cacciatore, probabilmente divento qualcos'altro. Trascendo la caccia nel non senso sei più che... in un rango di mero. Non devo cacciare, basta, sono un grande essere forse. Ora ti voglio far arrivare un'ultima informazione, non nuova, ma te la ricordo perché le lettere non sono questo e tu adesso hai non solo collegato cose molto importanti con grande precisione, ma hai anche avuto l'accortezza ed empatia nella storia di vedere inizio e fine. Esatto. C'è un dettaglio che non ricordi e che è bellissimo. Nella grande cattedrale ti viene detto erede della cerimonia segreta del sangue, lord della carità e bla bla bla, tocca il tesco sull'altare e incidi l'aforisma di Mastro Lawrence sulle tue carni. Significa che l'adagio è di Lawrence, anche se poi lo ha tradito. Pezzo di merda. Ha cambiato un po' idea. Sì, che figlio di puttana. Cioè, temi il sangue è di Lawrence.
Infatti, Will sì, ma in realtà questo, ricordi, cioè, questo dettaglio lo ricordavo. Ah, e che poi bene, è ironico il fatto che tradisca proprio lui, infine anche lui. Forse anche per questo Willem gli dice, anche tu. Eh sì, infatti, ma scusa. Cioè, persino tu che hai fatto sta roba. Ah. Tre terzi cordoni. Queste note sono... Ci sono tre terzi cordoni ombelicali? Quindi non sono in ordine numerico. Tre terzi. Ma che vuol dire? Vuol dire che il terzo cordone è stato diviso in tre parti? Oppure, a seconda dell'interpretazione, potremmo dire... ci sono tre possibili modi di vederla. La prima è la tua. La seconda è, potrebbe essere una sorta di terzo di cordone, quindi magari diviso in tre parti un unico cordone, oppure... però sarebbe tre terzi di cordoni. Esatto, visto che manca quella congiunzione, potrebbe essere un collegamento col terzo occhio. Un collegamento col terzo occhio, che cosa intendi dire? Terzo cordone potrebbe essere una cosa legata in maniera simbolica al terzo occhio della mente. È molto vago, ti posso dire che in giapponese... Sei dinanzi a qualcosa che ti sto esponendo? Mi sono trattenuto fino ad ora facendo impazzire le chat per settimane. Adesso te lo posso dire perché siamo arrivati un po' al nodo del pettine. Questa è una delle cose più vaghe di tutto Bloodborne, anche in giapponese. Ci sono davvero queste interpretazioni, perché è ancora lasciato così al chissà che cosa si intende. Ma ti posso dire che letteralmente in giapponese è 3 di 3 pezzi. Cioè, la nota è 3 di 3 pezzi, quindi potrebbe significare un po' di roba. Quindi, cioè, c'è chi pensa che siano stati chiamati terzi cordoni perché aprono l'intuizione e quindi apre il terzo occhio della mente. C'è chi pensa che siano parti di un cordone unico. C'è chi pensa che siano cordoni divisi che si trovano in gruppi. Cioè, è una cosa molto, molto poco concreta. Questa è la totale Bloodbornata. Questa è proprio anche a oggi 2024 è il quelli, sì, quelli, va in bene. In ogni caso sembrerebbe comunque che ci siano tre elementi della stessa cosa. Sì, questo sì. Questo al di là del significato di terzo, noi abbiamo un terzo cordone. Sì, esatto. Cioè, per me la cosa più semplice è che il terzo cordone è stato diviso in tre parti. Comunque si è diviso da solo in tre parti. Quindi, è la cosa più... quella che piace anche a me. Quindi ne devo trovare altri due. Quanto pare ce ne sono più pezzi. Ce ne sono più pezzi. Quindi ne devo trovare altri due. L'Aula Magna, sì. Nascondeva questa consapevolezza. L'hanno trovati. E quindi... Birgenwert tradisce probabilmente Willem perché si avvicinano molto a sapere come accelerare l'incontro con la luna pallida e trovare il sangue smunto e vogliono fottere il maestro che non vorrebbe assolutamente una cosa del genere. Secondo me qui il puzzle si sta chiudendo. La scuola pugnala Willem perché capisce che possono fare molto di più di studiare. Possono applicare, possono ottenere. Willem non avrebbe mai voluto. Bravissimo. E invece Lawrence e Co dicono, ma io il sangue lo voglio usare, io la creatura, il mostro, la luna, io lo voglio toccare. Forse anche German potrebbe essere stato uno studente o studioso di Birgenwert. Cazzo di German, è vero, non sappiamo proprio niente. Però Lawrence fa sicuramente parte della cricca iniziale. Ah, sicuro. Good boy Lawrence, che prima scriveva l'adagio temi il sangue e poi decide di non farlo. Già. Convinto da qualcun altro. D'accordo. Manca ancora la botola e forse qualche altra po'. Oddio. Senti, ma se ti faccio così, fratello. Godo. Rapido. Indolore. Qua ci siamo già stati, vero?
Aspetta che controllo per sicurezza di non aver missato. Sì, sì, se sfasci i tavoli alla fine è un ottimo modo di... Qualche nota, ok. Caccia i grandi esseri. Ecco però, caccia i grandi esseri, Mike. Dopo aver letto tutto questo, potrebbe quasi completare... Ah, e qui c'è un'altra. Potrebbe quasi completare il quadro. German e gli altri, Lorenz e gli altri non volevano semplicemente chiamare i grandi esseri. Non volevano solo diventare grandi esseri. Volevano anche provare a cacciarli, forse. D'altronde, misurarsi prendi... con loro. Se ti prendi i loro echi, magari diventi loro. Fai prima, sì. Ha senso. Allora, la botola do cazzo stava qua in fondo. Aspetta, però qui magari non ho visto bene tutti i tavoli. Magari c'è qualche altro cazzetto. Sì, la botola è qui. Qualche altra nota bagota. No, sembrerebbe. La bagota è molto bella. Molto bella. Intanto scendo, Mike. Poi se mi sono perso qualcosa. No, no, stai andando bene. No! No! Ti ha dato intuizione. Ah, mi ha dato solo intuizione. Ok, ho avuto paura che stesse per apparire un tizio che mi grabbava. Beh, ma io ti ammazzo di botte, fratello, adesso. Prima vediamo se posso parlarti. Sì, posso. This cannot be. You cannot be. No, you didn't. Lord Amygdala? Lord Amygdala mi ha succiato il pisollo, coglione. Implora pietà. Ha proprio la faccia di Patches, comunque. Sì, sì, è Patches. È proprio lui. Now wait just a moment. Do you think ill of me? No. Me? Certo che penso male di te. Oh, it pains me to hear it. You've made yourself a misreckoning. I shared with you a thing most secret. Now you're witness to a miracle. And all the stronger for it. Ma vai a fanculo, paraculo. Plain as a pike staff. Now, say in my heart, you were as a lamb to my God. Well, you weren't to know, and it wasn't for you to know. All's well that ends well, I say. Ma certo. No matter. Such details are trifling. We're fast friends by now. Convincimi. Let this express what words cannot. Metamorfosi antioraria potenziata. Oh, doubt me not, sweet compere. What is friendship but a chance encounter? Comunque lui è una belva rara, eh. Eh sì. Bella mutazione ha avuto questo. My apologies, but I feel a profound thought occurring on the good grace of a certain God and the way he meted out his love. Ah, well met. Stesso dialogo. My apologies, but I feel a profound thought occurring on the good grace of a certain God and the way he meted out his love. Quindi per lui, come aveva già lasciato intuire, Amygdala è un dio. Beh, io non lo ucciderei, raga, perché potrebbe fasare qua dentro. E tra l'altro abbiamo così collegato i due incubi, le esatto. Due parti di perché lì quello è l'ingresso del primo incubo. Non c'è nient'altro qui, vero? No, era la scala. Sì. Era la scala. Allora, facciamo una cosa, visto che oggi la live avrà questo titolo. Quick Exit. Ah! Bello, è vero.
Perché più che altro quando ci ritorno qui. Patches sì o no, ragazzi? Sì, chiaramente. Sì. Non lo ucciderò, no, perché in new game voglio cercare di completare quante più quest possibili. Ah, well met. Niente. My apologies. On the... Se ti faccio questo ti emozioni? Va bene. No. Non sai neanche che cos'è, probabilmente. Ok. Perché quelli di Menzies si mettevano una gabbia in testa? E a questo punto andrei, Mike. Oh, ti prego. Ok, ma io Amygdala l'ho già sconfitto. Chi altro c'è qui? Forse incubo di Menzies. Forse un grande essere. Il grande essere citato dalla runa luna? Quello che vive, capito, nell'incubo e dà udienza agli altri? È la prima, cioè questo momento, cioè in questa blind run questo è un momento molto più importante di una classica partita, perché ormai Menzies ce l'hai talmente presente che tu sei nell'incubo di Menzies. E io so cos'è, cioè l'incubo, posso immaginare cosa possa essere, ecco. Ci sono tante facce urlanti, guarda, che si sono amalgamate le une alle altre, mi ricorda ovviamente le creature che abbiamo già visto agli Yharghoul. Esatto. Nell'incubo di Menzies formano le pareti da quante sono. Il cielo è nero. Quella è la cattedrale, cos'è? Non riconosco la struttura, purtroppo. Ancora il bambino che piange, anche nell'incubo. Beh, del resto è proprio gli Yharghoul che mi dicono di terminare il suo lamento. Ti sei accorto di me? Tu sei la stessa belva che c'era anche nell'altro incubo. L'altro si chiamava incubo? Frontiera. Frontiera. Mentre questo, infatti, è proprio di Menzies. Ma cosa vuol dire frontiera? Cioè è lo stesso incubo. Aspetta un secondo. Sono parassiti questi. Ci sono dei vermi, Mike. Chi lo sa? Erano dentro questa belva? Non so, in realtà i parassiti dovrebbero trovarsi nel sangue, quindi forse non sono esattamente quelli dell'oggetto. No, non sono gli stessi, però sono parassiti. Non so se tu ti sei messo poi la runa... Sì. ...della Covenant, ok, messa. Ok. Lucertolina. Pezzo di pietra. 3 per 3. Gaudenzio. Allora, qual è lo sfondo di questo incubo? Montagne, banalmente. Il cielo però è proprio nero. L'altro invece era color crema, se non sbaglio, nell'incubo frontiera. E tu... Madonna, hai mille lanci. Cosa sta succedendo? Sento un battito cardiaco fortissimo. Bravo. Temilo. Lo sento nelle orecchie, assordante. C'è una luce, una delle poche luci. Si è spenta. Di nuovo si è accesa.
una delle poche luci che Bloodborne offre nel gioco ed è inquietante, non è confortevole. Bell'effetto quello, eh. Ho paura di avanzare finché è attiva. Oddio! Oddio! Oddio, è la stessa fine che ha fatto l'altro tizio. Ti fa apparire delle lance addosso. Forse è la luce, non la devo guardare? Alla fine la follia si riduce a quello, no? Non guardare. Eh no. Ma che cazzo è? E che cazzo devo fare per andare avanti? Ho troppa intuizione però. Ancora. Ho troppa intuizione. Devo andare a zero. Appena trovo una lanterna devo tornare al sogno e spenderla, perché così non ho abbastanza resistenza. Beh ragazzi, andiamo. Andiamo correndo. Ah, ecco la lanterna. Ah, mi deve vedere forse per attivarsi. Sì. È qualcuno che mi vede, Mike. È qualcuno che mi vede e casta questa luce che illumina a giorno l'area e mi evoca addosso delle lance. Non capisco neanche di cosa siano fatte, sembrano etere. Sì, tipo di sangue, praticamente follia, cioè. Livellerei. Parlerei con lei che non ti sa mai. E spenderei anche l'intuizione se non ti spiace. È proprio quello che Hiro è saggio faccia, che Shenya non vorrebbe mai facesse, certo. Mi faccio piace molto. Punti a resistenza, raga. Siamo spesso a corto di... Bravo, è un ottimo, level up. Barra verde, non va bene. E qui vi direi che ci compriamo sia sto calice che non abbiamo mai preso, del rituale breve. Tanto per... sia carta del fulmine. No, però ne ho 10 su 10. Deposita di qua. Sai che altro vende negli altri tab? Un cazzo. Materiali volendo. Sì, però. Hai visto che vende anche pezzi? Sì, sì, però non c'ho abbastanza. No, vabbè, grazie. Certo, certo. Però aspetta, in teoria potrei fare questo. Guarda. Facciamo un folle, un 13 follia e spendiamo tutto. Bello. E con facciamo l'upgrade. No, 6 non mi basta. Ne ho depositati. No, aspetta, forse ce li ho addosso questi. Sai? No, ce li ho addosso. Pezzo di pietra del sangue, 6. Quindi posso fare il più 8 con la cazzo in Volg. Top. Posso. Godo. Boom. Più 8 con tutte e due le armi, Mike. Che figata. Gran godismo. Che figata. Allora. E adesso che abbiamo un po' di resistenza in più alla follia, possiamo tornare. Questo, vedi, questa è la lapide degli incubi, praticamente. Incubo di Mantis. Andiamo. Mi vede. Mi aumenta, ma non di così tanto, eh. Sono fatti di sangue, mi sa. Queste armi credo siano fatte di sangue.
Cerchiamo di correre al prossimo riparo. Ok, non mi vede, godissimo. Porca troia. Mamma mia, raga. Che disastro. Colpisce anche loro. Non risparmia nessuno questa roba, eh? Ma che cazzo? Ma sei morto! Oh! Ma che cazzo? Paura, eh? I parassiti che... Questi sono uguali a quelli di Dark Souls 1 che uscivano... Sì. Dai cazzi... Uololololololo... Che pregava. Esatto. Mannaia con loro. Non li prendo la metà delle volte. Oh no, ce ne sta un'altra. Vieni, vieni, che sennò è un casino. Niente, è possibile prenderli. Ho speso tutte le cure. Ancora. Mamma mia. Ok, forse con il pisellino trasformato li prendo meglio. Quindi è il mio cuore che batte probabilmente. Mi aumenta il battito cardiaco. Esposto a questo potere. Mi vede? Come? Ah beh sì, ha senso. È lì, pensavo fosse di là la finestra. Però devo raccogliere prima questi oggetti, mannaggia al cazzo. Sono gabbie quelle. Sembrerebbe. Sono due strade. Vediamo prima questa dove porta. Però ce n'è anche un'altra. Come? Come fa? Vabbè. Devo andare più veloce. Non ho niente che mi faccia togliere. Questa qua forse funziona come calmante. La follia è fin troppo diffusa. Ok. Cos'è? Tipo l'antidoto, ma della follia? Potremmo dare un senso a tutti questi drop nel caso. Avanti. Oddio, quelli tirano le pietre. Quelli tirano le pietre, ciottoli. Ciottolo momento, signori. Non lo prendo, vaffan bagno. Ok, godo. Lasciami stare. Godo! 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 Godissimo! Sì, brutto coglione! Fatti infogliare! Tattica perfetta, vai a fare in culo! Ancora. Ehi, amico! Vieni qua! Oh no, lui è più intelligente dell'altro! Madonna!
E ti tiro un altro ciottolo, cretino. Vieni più in qua. Godo. No, prende anche me. Nasconditi. Nascondete, prendi il sedativo dei cazzi. Oh, ma ora mi vede sempre. Non puoi. È morto. Ma a che prezzo? Muore. Io ho detto adesso voglio vedere se muore prima o mi lancia il sasso. E mi ha lanciato il sasso. Però è stato worth it. Quindi anche i nemici possono prendere questa roba. Non è una forza che li risparmia in qualche modo. Quindi esatto. In teoria possiamo fare questo. È stato divertente, mi sono divertito. Vedi? I vermi la prendono? Facciamo questo esperimento? No. Che è sta arcibaldata qua? Non è un caso. Cioè, non sono poveracci, non è che erano alleati, però queste sono le bestie oscure. I vermi? Non sono usciti. Per ora stavo facendo quest'altra strada, quindi, come dire, committo qui. Così mi ricordo poi di non essere stato dall'altra parte. E ora facciamo la stessa cosa di prima. Però non facciamo i deficienti, li colpiamo anche appena si avvicina. Vabbè. Dai, vieni qua. Il problema è che se mi sposto rischio tantissimo. Questi sono più forti di quelli. Oddio. Questi sono più forti di quelli dell'altro incubo. Eh sì. Perché io ho l'arma più 8. Lì l'avevo più 6, mi sa. Vieni, piccolo. Dai, vienimi a prendere. Non tirare i tuoi sassetti di merda. Mi prendo un sedativo perché abbiamo la follia troppo alta. Quanti cazzo. Dai, Dio. Ma perché fa il moltiplicatore anche con il ciottolo? È il sasso più grosso, era il suo, raga. Di nuovo. Proviamo un altro approccio. Vediamo. L'incubo di Mansis. Porca. Ah, ora hai fatto i vermi, eh? Oddio! Perché? Perché è arrivato pure lui?
stare. Lasciatemi stare. Io questi vermi li detesto, amici. Però forse così. Vedi, così li prendo. Godo. Abbiamo trovato una mezza soluzione per loro. Oddio, oddio, stavo cadendo. Godissimo. Io devo capire come affrontare con tranquillità quei cosi, relativa tranquillità. Però se vado vicino a loro rischio di prendermi anche le lance nel culo. E poi dove rollo lì? Che rollo di sotto? C'è quella la paura. A meno che non faccia questo. Vediamo se adesso vengono loro qui. Se li ho aggrati senza ciottolo magari. Allora uno di sicuro. Uno di sicuro. E godo. Non è vero. Mi dà follia, mi dà follia, mi dà follia. Ho paura della follia. Vediamo se fa il coglione pure lui adesso. Un sedativino. Godo. E anche questo è andato. Un occhio, è nuova. La leggiamo però alla fine del percorso, se no mi distraggo. Questo gli andrei addosso. Lo butterei. Benissimo. Arriviamo in un luogo sicuro. Cos'è sta roba? È un dispositivo? Ah, non funziona. Fantastico. Sento una lanterna però. Eccola lì. Godo. Però questo significa che non ho fatto l'altra strada. Dovrei tornare indietro in teoria adesso. E vedere l'altra strada. Per essere... perché questo sembrerebbe un avanti. Leggiamoci intanto la runa. Che ne dici? Vai. Occhio. Beh, è una cosa importante, l'occhio. In questo gioco. È una stella con dentro un occhio. Un simbolo segreto lasciato da Caril. È un altro di quei segreti, quindi. Maestro delle rune di Birgenwert. Si tratta della trascrizione di occhio nella lingua dei grandi esseri. Consente di compiere scoperte aggiuntive. Il suo effetto è più oggetti caduti ai nemici. Cazzo! Drop rate. Gli occhi simboleggiano l'arcano cercato da Willem. Costui, deluso dai limiti dell'intelletto umano, si è rivolto a creature di piani di esistenza più elevati, cercando di fornire il proprio cervello di occhi. Ecco perché i cervelli con gli occhi folli. È la trasformazione in belve di coloro che cercavano di seguire l'assurdo fine di Birgenwert. E il fatto che raccogliessero gli occhi anche nella scuola al di fuori dell'incubo mi lascia presupporre che in realtà volessero davvero tentare la strada della body modification. Cercando di fornire il proprio cervello di occhi per elevare i propri pensieri. Dei caratteri segreti lasciati dal copista. È la rappresentazione fonetica della voce dell'essere superiore abbandonato e le è stato dato il significato di occhio. Aumenta la scoperta oggetti. Occhio è anche il simbolo della ricerca portata avanti dal lettore Willem, disperato per il modo in cui l'essere umano pensa. Egli cercò di diventare un pensatore di dimensioni più alte. Certo. Per questo desiderava occhi del pensiero nella testa, nel suo cervello. Però vedi, cioè, non è che Willem non desiderasse, quindi...
no, trascendere i limiti dell'uomo, però non al prezzo di tirare fuori quella roba della luna. Esatto. Lui non sopportava il modo in cui l'essere umano pensava, anche in nome di come usava il sangue, e voleva trovare risposte più complete, più complesse. No! Fottetevi di gran lunga. Sono due strade. Prendiamo prima questa. Non mi metto a rollare lì sul baratro. Sangue freddo frenetico 9. Mazza. Endest game. Quello che cos'è? No, è una lanterna, è un lighting strano, non so. Buono. Non l'ho interrotto. Molto male. Da lì entriamo però nella struttura. O forse non si aprirà. C'è anche un'altra strada dietro di me. Non tirarmi il sasso prima che abbia ucciso il tuo amico. Grazie. Non è più sicuro, ne tirerà uno. È il Logan di Bloodborne. Voleva che la magia arrivasse anche agli umani, ma senza... Concordo. Concordo, sì sì sì. Altro pezzo di pietra. E qui che cosa c'è? Oh, intanto un oggetto. Un altro pezzo di pietra. Ci vogliono far fare più 10. Vero? Oh, si apre questa, Quella si apre. E quel ragno? Pieno di uova lì dentro, Mike. Quindi forse è per questo che Patches si sta trasformando in un ragno e in generale Menzies è legata ai ragni, perché il rituale di Menzies che ha segregato Rom a nascondere la luna. Che dici? Ti può piacere? Piacere. Per ora non so dove andare, a questo punto proseguirei qui. Entrambi mi sembrano un avanti. Forse però da qui uccidiamo questo coso che tira le lance e esploriamo più liberamente. Entrambi, perché uno c'ha la lanterna, quindi sembra un avanti per definizione. Però cazzo, questo sembra tutto l'interno da esplorare. A questo punto uno vale l'altro, quindi continuiamo qua, perché siamo già qui. Non sono uova, sono occhi. Non sono uova. Sono occhi con ragnatele intorno. Porca miseria, quanto è suggestivo sto posto. Capito? L'incubo di Menzies è stupendo. Sono tanti. È stupendo. Sono tanti ragni, signori. Avanziamo con cautela, si caleranno da un momento all'altro. Non abbiamo mai affrontato un ragno in questo gioco. A parte Rom, ovviamente. Non attaccano? Facciamo il primo passo. Invitiamoli ad attaccare. Non sembrano così pericolosi, Mike.
Sono morti in... cioè, è morto in pochi colpi. Abbiamo anche delle molotov, volendo. Oh, eccoli qua. Ah, il danno però lo fanno. I loro corpi spariscono, si sgretolano. Lui è bello grosso. Però fosse il simbolo della comunione, man. Dai! Ma che significa, Miyazaki di merda? Sentite. Ma se noi... no? Facessimo questo. Poi quello grosso. Mazza, quello grosso ha un miliardo di vita. Madonna, che schifo. Ma che cavolo, come ho fatto a salire? Non è fisicamente possibile. In realtà sì. Grossi come sono. Non la più grande delle idee. Non la più grande delle idee. Non la più grande delle idee. Qua c'è un bello spike di difficoltà. Sì. Morto. Sembravano innocui. Ma ora devo fare tutto il giro. Beh, lascerò. In realtà, non li avessi affrontati tutti insieme, sarebbe stato semplice. E mo famo il giro. Bella aria questa, eh? Tosta. Bellissima. Ciao. Devo fare attenzione perché non ho tanti sedativi. Quindi potrò rushare senza prendermi follia poche volte. È tosta. È molto tosta. Cerchiamo di affrontare. Quest'area è l'incubo dei peggio di tutti, quindi sì. Merda, di nuovo tutti. Facciamo così. Oh! Facciamo così. Vediamo fino a che punto si spingono. Benissimo. Cisatone 1, correttamente riuscito. E adesso Cisatone 2 time, ma non prima di guardarlo. Ok, un ragno, non ha facce umane davanti. Ti voglio colpire alla distanza. Oh. Godo. Vieni qua, basta. No, dove? Non funziona? Richiede troppi proiettili? Sì. Però non fa così male.
l'affronto sta cosa se non ci sandola. Bello, abbiamo vinto noi, dove ci è congeniale. Sai cosa? Stai là. Fai il fanculo. Un singolo ragno fa schifo. Tanti ragni, la regola di A Bug's Life. Tante formiche spaventano Hopper. Lama d'osso dello sciamano. La rileggiamo? Magari ci dà un po' più di contesto del perché siamo qui, la troviamo qui. Fluido spinale. Viene usata dai guardiani del vecchio labirinto, o giusto, in particolare da quelli che presiedono i rituali. E noi sappiamo che Menzies di rituali se ne intende. Quando una vittima subisce un taglio, il fluido spinale verde ne annebbia temporaneamente i sensi, rendendole difficile coordinare i movimenti. La lama, che non è adatta per la battaglia, deve tagliare in profondità per essere efficace. E nel farlo si spezza. Qui hai un oggetto che renderà il New Game Plus una figata. Perché... In questo incubo dici? No, o la lama proprio dici? La lama. Questa lama è bellissima, però perché ti permette di rendere gli alleati nemici. Eh sì. C'è qualcuno, Mike? C'è qualcuno. Sembra un umano. Mike, comincia a sentirlo nitidamente il pianto del bambino. Aumenta, eh? Già. Aumenta. È un nemico. Ok. Rosmarinus, è uno del coro. È decisamente uno del coro. Cazzo, non è un proiettile. È una lama sacra! Quella è la lama sacra? È la lama sacra. Mamma mia, che male che fa. Rosmarina, tua madre. Riposa in pace. Sedativi. Madonna, quasi 100 euro, amici, eh. Mike? Sì? Non ti sembra un po' bianca quella luna? Oh, ma... Ah, merda, ed è anche molto vicina. Mm. Com'è giocare Bloodborne con la consapevolezza, Ci stiamo avvicinando. È bello, è bellissimo, perché ti rendi conto di quanto ogni dettaglio ti parli, ma ci stiamo avvicinando, Mike. Il rituale si sta per concludere. Che bella luna pallida. E ho sentito il neonato vicinissimo per un attimo.
secondo l'anonimo autore di note, io dovevo spezzare il rituale di Menzies uccidendo il neonato. E guarda un po'. Questi occhi stanno cominciando a sviluppare delle zampe. È questo ciò che sono i ragni? Degli Possibile. Occhi che prendono vita? Fino a ricoprirsi interamente di pelo? Mike. Ti ascolto. Mike. È l'intro. Non c'erano tutte queste gabbie nell'intro in CGI? Diciamo che non erano magari queste, ma ci siamo capite. Ok. Tanto io ti farò vedere qualche materiale speciale. Dai. Un po' al tempo. Ci sono otterrai strani... gli occhi di Wilhelm. Cazzo. Ma cosa sono? Hanno un elmo che non riconosco in testa. Ha un volto. Non è quello dei cacciatori di Yargul. È diverso. Allora, intanto occupiamoci. Ok, spina dorsale gialla è un vecchio oggetto, correggimi se sbaglio, non ho bisogno di lettura. Non deve, non deve. Fammi rimettere la torcia. Facciamo anche... vaffanculo. Anche questo per sicurezza, che comunque qualcosa fa, poi. Principalmente sarà torcia. Mostrami i tuoi attacchi. Ammesso che tu li faccia. Che cosa? Ma attacchi? No. Mike, ma non sono troppo bassi. Sono bassi, in effetti. È un luogo mostruoso questo. Cioè, Hero non è tanto alto. Nel character creation non l'abbiamo fatto così alto. Quindi sono veramente piccoli. Però non sono dei bambini, hanno le braccia troppo grosse. Non fanno niente, non mi attaccano. Ne ucciderò uno. Hanno tanta vita però. E anche avendone attaccato uno, purtroppo non ha droppato niente, gli altri non mi sono ostili. Beh, facciamo muro muro da qui e continuiamo a esplorare. Posto bizzarro questo. Molto. Paventoso e bizzarro. Loro non fanno niente. Questo? No, e invece questo mi sta attaccando. Solo perché mi sono avvicinato allo specchio? Perché ho fatto rumore con la spada? Sono ciechi? Non possono vedere, forse, da questo elmo. Mi sentono e basta, per questo non mi attaccano. Guardate, se faccio rumore... Ora però no. Sì, invece. Se faccio rumore, mi attaccano, altrimenti... Guarda. Appena io faccio casino, lui si gira. Vedo il maestro, anzi sento il maestro in super silenzio, in realtà apprezzo, vuole che io sì. goda ogni singola scoperta qua sì. di questo posto. Ce ne saranno. Sì, sì. Sono in contemplazione. È la quiete prima della tempesta, Mike. Siamo troppo rilassati in questo momento. Non ci sono pericoli. Oh, ce n'è uno con uno spadone. È un incubo placido, parrebbe.
Beh. Sai cosa mi ricordano? I guardiani ptumeriani. D'altronde il fatto che ci fossero degli schiavi ptumeriani all'Aula Magna comunque rappresenta una certa connessione con la Chiesa, sempre, comunque, nonostante tutto, nonostante la competizione, eccetera, eccetera, eccetera. È come se Mensis avesse ereditato questo invece da Ptumero, l'arte della creazione di schiavi. Poi ci sono tante gabbie, tanti libri. E continuiamo. Ci si poteva buttare, ma preferisco non farlo e scendere le scale. Tu non sei cieco, tu ci vedi bene. E quando il tuo padrone attacca, anche tu lo fai, o il tuo comandante, non so. Cazzo! Veleno! E ero nell'angolo. Sì, morte by angolo. E non ho preso la lanterna ancora. Devo rifare il giro. Devo rifare il giro, non ho preso nessuna lanterna qui dentro. L'avrò missata? È uno shortcut, forse. Con un po' di... Sicuro, perché è troppo... O se no provo ad andare avanti da qua? No, il dispositivo non... Qua non può, esatto. Quindi in realtà mi sono... fermato un metro prima di rendermi conto che non si poteva fare niente. Di nuovo. Vai, vai. Ho abbastanza sedativi per farcela. Ma neanche... Ma guarda, puoi anche prendere un danno e poi curarmi. Esatto. Stavolta però non ucciderò i ragni. Per quanto potrei aggrarli e cisarli come prima, però a che mi serve? No, sbaglio tutto. Dove cazzo è che si andava? Di qua. Via. Giusto. Va bene, I guess. Sì. No, 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 non mi piace. Morirete prima o poi. Tanti ragni, paura. Pochi ragni, non paura. Droppano mercurio, tra l'altro. Ora, dobbiamo prendere tutte quelle belle anime. Vediamo se magari c'è una lanterna nei dintorni e l'ho missata. Magari uno di quegli ascensori. Magari l'ascensore che abbiamo trovato prima con la lanterna si collega qui a un ascensore. Avrebbe senso. Vabbè, piano piano. Qui non c'è un cazzo. Qui non c'è un cazzo. Ho sentito per caso... il potere delle lance illumina. Ah, aspetta, ma quello? È lui. Eccoci. No, aspetta, va giù. Beh. Ah, è giusto, ed è giù infatti che devo andare. Godo. Godissimo. Perfetto. Però ricomincio a sentire il potere di quel coso illuminare la stanza. Infatti lo sta facendo.
Ora però prendiamo sto oggetto a sto punto. Sangue freddo frenetico. Come cazzo avevo fatto andare? Penso che stiano attivando i mob del di fuori. Questo potere che illumina il posto. Io sono andato di qua. Sì, per scendere sono andato di qua. Poi dovremo riesplorare bene, perché non mi convince l'esplorazione che ho fatto, ma non adesso. Minchia, adesso l'unica cosa che dovremo fare è spendere sti soldi. Cristo. È forte sto mob. Che c'ha la frusta. Sono gli schiavetti. Che il cazzo ti rompono. Infatti lo spavento di questo luogo è che loro sono pacifici fino a che un superiore non li attiva o tu non fai rumore. Esattamente. Arriva la torcia. Fatto. Però se io ti faccio il fanculo tu muori. Ciao. €110, raga. Non ho mai avuto così tanti euro. Cosa facciamo? Sono le una. Torno a spenderli. Secondo me torno a spenderli e ci fermiamo. Ma è una cattiva idea, ci sta. Perché altrimenti andiamo avanti fino alle 3. È vero, che ci ferma poi. Ma non ce n'è motivo. Perché qua ci sarà un boss di Cristo, secondo me. Quest'area è difficilissima, quindi mi aspetto un boss turbo cazzuto. A meno che tu non abbia, ovviamente, un punto in cui fermarmi. Questo te lo devo chiedere. Intanto guardiamo cosa c'è qui. Allora, io ovviamente avevo in mente un finale. No, che... io non è che c'ho scadenze, Il fatto è che... con questa gran cura di esplorazione non ti aspettare meno di mezz'ora, eh? Non lo so. Ma non è tanto quello, è per non rendere l'episodio malloppone, però me lo dici tu, cioè ripeto. Solitamente allora, ci stiamo fermando a tre ore e mezza. È vero. Però, credimi. Io devo andare a spendere questi soldi, Mike. Visto. 115 allora, euro addosso. Allora, scegli tu perché ti spiego. Se ti vuoi sapere la mia, essendoci stato l'inizio di recupero, non diventa malloppone. Perché sono due cose diverse. Vabbè. Sono due cose diverse. Però. No, aspetta, ma dove cazzo sono andato? C'è anche da dire. Che per il prossimo boss. Non soltanto ti voglio sveglio, ma cioè, non è venerdì, è domenica. Quindi ti resteresti con uno speculo interruptus che non voglio tu viva. Quindi io ti direi spendi e ce lo godiamo venerdì. Nel senso che dici poi trovo sto boss e dico minchia, devo aspettare una settimana. È veramente brutto fare questo boss senza avere il tempo di parlarne. Mettiamola così. Ok. Allora sblocco la chat. Scusate, sì. Ragazzi, ma c'erano troppi consigli prima su dove andare, cosa fare. Non avevo paura di beccarmi il turbo spoiler della vita. Ma ci sta. Allora, e io un altro punticino resistenza io lo metterei e poi un forzo. Due forzo. No, niente vitalizio. Vitalizio è dei deboli. Quindi, ricapitoliamo. Siamo entrati nell'incubo di Menzies toccando il corpo di un essere, di un uomo che era al centro di una stanza con tutta gente con delle gabbie in testa. Ci siamo teletrasportati a Birgenwerth, il che ha poeticamente senso, e la radice sia di Menzies che del coro. Ma poi questa porta in cima, dopo aver scoperto che Lawrence
ha cercato il sangue smunto e che il sangue smunto è la luna pallida, tracciando un collegamento tra Lorenz e German, possibilmente tra Lorenz e l'origine della caccia moderna, siamo finiti nell'incubo di Mensis, che ha questa grande struttura centrale con un potere lucente che fa apparire delle lance che generano follia, e ci sono dei ragni, come il ragno di Birgenwer, del resto collegato al rituale della stessa Mensis che la luna occultò quando ancora probabilmente faceva parte della chiesa della cura. E ora ci troviamo qui con questi occhi che hanno le zampe, quindi forse questa ossessione di Willem per dotare il cervello di occhi è degenerata anche nella figlia scuola di Mensis di un domani abbastanza in là nel tempo. Tu considera che di nuovo qua si può andare un po' verso il buddismo, come nel lago di sangue, nel fiume di sangue e Ludwig, perché i ragni sono fatti anche ovviamente per farti cagare addosso, ma hanno una rappresentazione spirituale che ha senso con i progetti di Mensis. Nel buddismo i ragni, possedendo multiple braccia, simboleggiano un'elevazione spirituale. Quindi l'otto, che è un numero sacro nel buddismo, anche se nell'incubo non sempre ne hanno otto, ma anche di più perché fa tutto schifo, aventi il nome nel gioco di apostoli dell'incubo, ci sta un richiamo spirituale. Non c'è una grande deep lore sui ragni, però comunque se si vuol vedere un'ispirazione creativa è anche quella, perché viene ripetuta dal DLC, tra l'altro. Chiaro. Quindi sì. Poi hanno tanti occhi, e quindi l'obiettivo di ascensione di Mensis effettivamente ci si avvicina. Fanno schifo, però, perché giustamente non era la cosa giusta da fare, forse. Ormai stiamo trovando praticamente una belva per luogo e cultura. Sottocultura, per essere precisi. Mm-hmm. Siamo partiti pensando che le belve di Yharnam fossero le uniche, ma sono solo quelle relative alla chiesa della cura. Il coro ha le sue belve, Birgenwert ha le sue, Mensis ha le proprie. E non solo, l'incubo del cacciatore ha le sue, vedi Ludwig. Sì. Puntata densissima di informazioni. Mamma mia, che bella puntata, che bella, che bella, che bella. E nella quale abbiamo avuto la conferma che il sangue smunto è la luna rossa, è la luna pallida. Abbiamo avuto in realtà tantissimo, luna pallida, Lorenz, praticamente l'evocatore, i tre cordoni, boia. Mi evoca un'immagine questa cosa, Mike, che probabilmente è anche falsa, però luna rossa e poi luna pallida sembrano due fasi dello stesso rito, ok? Mm-hmm. È quasi come se la luna sanguinasse e poi totalmente dissanguata divenisse pallida, come una persona che perde il sangue. Sì, ci sta, bello. Poi magari è solo una mia sensazione che viene rievocata dall'alternanza del colore rosso e poi bianco. Però è quasi come se, ok, la luna rossa aprisse le porte alla caccia, perché tante belve vengono generate, uccidendole la luna comincia a essere dissanguata e poi rimane la luna pallida. E con la luna pallida puoi davvero avvicinarti al cosmo, puoi davvero generare un sogno. È bello ascoltarlo. Ormai sei nell'incubo di Mensis, i nodi sono tutti al pettine. È possibile che... Vabbè, non voglio fare teoria a quest'ora, mannaggia il cazzo, hai fatto bene a mandarmi a letto, perché se trovo un boss che richiede il teorizzo, ciao. Sì, no, Però è possibile che quindi sia sceso sin da subito qualcuno per generare il sogno del cacciatore? Forse sì. Ovviamente forse non è da escludere, sì. Magari Lorenz, insieme ai suoi compagni, a German, trovano il modo di accelerare con uno dei tre cordoni, dei tre terzi cordoni, l'arrivo della luna pallida, generano il sogno del cacciatore mandando uno di loro a dormire. Magari se tu ascendi a grande essere puoi scegliere cosa sognare, quindi in teoria sognare un luogo utile al cacciatore. Ci sta, ma magari... è una bella romanticizzazione. Bravo, ormai sto andando
Ma ci sta, devi farlo. Questa è praticamente la calma prima della tempesta. La calma prima della tempesta. Ti saluto così, guarda, provando a sbloccare l'ennesimo segreto che non si sblocca. Però certo che fare il contatto alla luna... Alla luna del sogno. È una cosa molto figo. Quindi mentre siamo molto vicini, in teoria, al cosmo. Beh, Mike... Grazie mille della splendida puntata, come sempre. Sono grazie state due puntate piene di roba. Altro siamo andati che... davvero tanto avanti. Abbiamo fatto anche un po' di backtracking, quindi mamma mia, bello tra l'altro. Ho recuperato qualcosina e la cosa bella poi è che abbiamo trovato tanti segretini dentro questo incubo. Tante note che ci hanno chiarito la strada. Quindi non vedo l'ora di riflettere. È stata veramente una puntata piena, sì. Io voglio riflettere a lungo, in questi giorni che mi separeranno a venerdì, su tutto quello che abbiamo scoperto per venerdì in intro mettere tutto in ordine, non tanto a livello cronologico ma a livello concettuale di nuovo. Quindi luna pallida, no, luna ma rossa. Voglio, ma poi ci sarà anche il momento ufficiale Timeline 3, quindi... Io ti direi che la prossima intro sarà sulla luna, sulle lune, sugli effetti noti delle due lune che conosciamo. Fantastico. Che ne dici? Can't wait, venerdì sarà incredibile. Bene. Dobbiamo scegliere chi raidare. Scegli pure. Allora, potremmo raidare... Cosa si è mosso, ragazzi? No, non l'ho visto. Chi si è mosso? Hiro? Ha cambiato le pose? Ah, ecco. Oh. Cerca contatto... È un'animazione a due pose. Già. È giustamente. Figo. Segna due orari. Esatto, è vero. Le 3 e le 9. È vero, segna due orari. Allora, potremmo Raidaris. Chi Raidaris? Non saprei. Ci consigliano Delia, è un po' che non la raidiamo, vogliamo raidarla? Sta, va bene. Va buono. Maestro. Dai, bellissimo. Grazie a presto, mille della puntata, ci vediamo venerdì. A senza te. Stream Squad, era l'ultima. È vero. Vediamo se possiamo usare lo streaming congiunto, credo di no, ma faremo degli esperimenti in settimana. Lo scopriremo. Bene. A presto. Un abbraccio forte. Nox. Ciao. Eccoci qua, ragazzi, e ben ritrovati. Mi spiace essere stato poco con voi stasera, ma essendo che mi ero lanciato nel più grande dei backtracking, non volevo influenza, non volevo che mi arrivassero attraverso la chat dei consigli che potevano potenzialmente cambiare il flusso della run, mi avrebbe sconvolto, quindi scusate, però ho avuto timore. Tu non hai idea di cosa sia successo in chat mentre non c'eri? Flame più totale. Beh, ragazzi, lo immagino, perché poi c'è chi voleva dare il consiglio e chi no, bla 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 bla. È normale, ci sta. Però purtroppo se la chat non riesce a autoregolarsi, prendo io poi il provvedimento più semplice, cioè mi godo la live senza la chat, se la chat non diventa più solo una compagnia ma anche un pericolo. E oggi ti ho visto poco sveglio, ci sta, Makiwara, prossima volta magari sarò più attento, però sono soddisfatto di quello che ho fatto, sinceramente. Ora magari avrò perso qualche nota, qualche cosa, ma non penso di aver esplorato male. E chiaramente questo posto è nuovo, quindi probabilmente ci sono delle strade che ancora non ho visto. Cambia la posizione delle braccia, sì. I nani ciechi sì o no? No. No, forse quelli grossi. È troppo bella sta zona, sì. Vi sto leggendo ora, vi sto recuperando, visto che non abbiamo chiacchierato per niente stasera. È molto bella, è molto suggestiva. È molto spaventosa anche.
E poi c'è questa luce, questo battito cardiaco sempre nelle orecchie, molto ansiogena. No chat per queste ultime live è una buona scelta per me, rischi di dominarti tanti momenti, anche solo perché ti incazzi per le discussioni, cazzo in chat. Allora, secondo me più ci avviciniamo al finale, più ha senso togliere la chat per evitare che possano esserci delle anticipazioni dei climax più costruiti nel corso di queste ore di live e di gameplay. Quindi sì, forse è una cosa che farei anche nelle prossime live. Anche perché oggi, sì, certo, ne ho sentito la mancanza, però è più il sollievo che mi ha dato non rischiare qualcosina a livello di input. Finché è magari un oggetto che mi sono perso, ok, però se è... qui c'è il grande essere dei cazzi, lì sarebbe rischioso. Ed è vero, Jack Ross, hai ragione, poi per il New Game Plus torniamo magari ad avere un'interazione più frequente, dato che tanto ormai c'è il maestro che me le vuole dire le cose, quindi se voi le anticipate di 5 secondi non cambia niente. Very good, ragazzacci, vi mando un abbraccio forte, vi ringrazio per esserci stati, noi ci vediamo domani, ore 21.30 con Mystery Dungeon e nel pomeriggio, orario da definire, penso tra le 5 e le 6 e mezzo, con il video analisi, un'ora e 37, quasi un'ora e 40 in realtà, di godimento e teorie, e poi ne parliamo magari prima della grande live di Mystery Dungeon. Buonanotte, a domani.